Ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio e riprendiamo il seminario. Salutiamo chi è in diretta streaming, anche perché la volta scorsa chiedendo e facendo un sondaggio ce n'erano 150, quindi è giusto anche considerare loro nella diretta streaming. E vi ringrazio per essere di nuovo qui e do la parola di nuovo a Manlio. Grazie. Ok, lo so, il momento più difficile adesso è il dopo pranzo, quindi dovremo cercare di essere vivaci. Abbiamo visto fino adesso il diagnosticare la sofferenza, la frustrazione, che ci permette poi di arrivare con il nostro prodotto e quindi in qualche modo, come posso dire, alleviare quella frustrazione, renderci importanti con il nostro prodotto, fondamentalmente. Allora, dice Coco Chanel, per essere insostituibili bisogna essere sempre differenti. Che significa? Significa che fondamentalmente quando vogliamo vendere un prodotto o vogliamo vendere un'idea, un servizio, dobbiamo differenziarci rispetto agli altri. Dobbiamo offrire qualcosa che gli altri non hanno. Altrimenti perché scegliere Grazia piuttosto che Simone? Perché probabilmente una delle due avrà una caratteristica diversa rispetto all'altra che ci sarà più utile. Vediamo adesso come entriamo più nel vivo della costruzione del messaggio. Vedete queste vecchie pubblicità, una della Campari, Campari l'aperitivo, il panettone. Secondo voi sono pubblicità che efficaci adesso, che funzionano o hanno qualche problema da qualche parte? Sono vetuste, sono antiche, sì. Quello sì, però nel problema della unicità, che cosa? Perché potrebbe essere efficace o non esserlo, secondo voi? Per l'articolo determinativo. Cosa fa l'articolo determinativo? Lo individua come unico prodotto, là per il come prodotto. Per te funziona? Beh, sotto un certo punto di vista sì. Quale punto di vista? Quale sotto? Il punto di vista che si intende appunto elevare il prodotto significa che avrà qualcosa di sé per sé che lo distingue. Ok. Perché quello che è il punto di riferimento rispetto agli altri. Va bene, questo è il tuo punto di vista, grazie. Secondo me magari questo già è molto più interessante in effetti, no? Va più nella tua direzione, anche se quello che dice, mi ripeti scusa il nome? Siria. Siria, quello che dice Siria ha un suo valore, nel senso che il panettone dice in qualche modo che questo è quello questo che conta, è questo è il panettone, per Antonio. È l'unico però c'è un però. Assolutamente sì. E infatti voi sapete di una pubblicità del genere, il panettone. Un panettone ormai. Perché dovreste prendere questo panettone? Facciamo sempre la solita domanda che abbiamo fatto già da stamattina. Qual è la frustrazione legata a chi compra un panettone? Perché io compro un panettone? Per convenzione. Sì, questo è perché lo compro. Però la frustrazione legata al panettone, quale sì, può essere? Sì. Si può simboleggiare il Natale, questo è sempre un bisogno. Come, io ho bisogno di simboleggiare il Natale. Come concludere una storia d'amore con il panettone? Ti mangio di sto panettone quando sta per finire. La sensazione poi sarebbe di concludere un pranzo. Concludere un pranzo. Questo sì, non è un bisogno, no? È un bisogno. Io prendo una cosa perché devo concludere un pranzo con un panettone. La frustrazione mia è quella di non trovare un panettone adeguato a quello che deve essere la qualità. Ecco, la qualità può essere una frustrazione, quello può essere. Non mangiare il panettone a Natale. Quindi potrebbe essere una frustrazione. Siete molto vicini al punto per cui, perché voi dovete riflettere, perché poi certe pubblicità sono fatte in un certo modo sui panettoni. Cosa vedete nelle pubblicità dei panettoni? Fate un attimo, pensateci un attimo. Famiglia, albero di Natale, sofficità, brava anche sofficità Siria. Il Duomo di Milano. Sì, per quelli che vogliono. Sì, la maggior parte delle volte nella pubblicità ricorre un'atmosfera di famiglia, di stare insieme fondamentalmente. Quindi questa è la frustrazione legata al panettone. E cioè, quale può essere allora? Come scusa? Bravo, in qualche modo è bello. Perfetto, come se racchiudesse l'amore. Benissimo, benissimo. Allora, una pubblicità come il panettone, tanti devono un dolce Natale, non va in quella direzione lì. Parla delle caratteristiche di un panettone che parla ad altre persone, non parla di amore, non parla di familiarità, non parla di stare insieme, parla di qualcosa che anzi, vedete, è unico, messo su un piedistallo, qualcosa che è d'élite, va a prendere un'altra fetta di persone, probabilmente.
E cioè quali? Secondo voi? Quelle che mirano a un prodotto di nicchia, diciamo. L'idea del primeggiare. Sì, e anche come diceva giustamente Ottavio, è una cosa non da poco da considerare. Quelle persone che in qualche modo devono fare impressione alle altre persone, anche persone sole probabilmente. No, il panettone quindi in questo senso qua è un po' in controtendenza. E infatti è una pubblicità degli anni 70 questa, non è una pubblicità di adesso, degli anni 70-80. Ora è tutta diversa la pubblicità sul panettone, molto più giocata sul concetto proprio di stare insieme. No, Bauli è in questo senso ha fatto scuola fondamentalmente. Quando vedete Bauli, cosa vedete? Vedete, sì, vedete la famiglia Babbo Natale con la bella barbona, vedete qualcosa di rassicurante. La festività, brava. Esattamente, esattamente. Quindi queste pubblicità, e anche Campari l'aperitivo, è sbagliato come pubblicità adesso. Ricordate come sono adesso le pubblicità di Campari, oppure Aperol, per esempio. Quello rosso, Aperol. Lo spritz. Bello spritz. Però non fanno più dello spritz proprio, però. Si fa con l'Aperol, lo spritz. No, cioè no, apro lo spritz, si chiama, sì. Un po', io purtroppo non bevendo, ho difficoltà proprio. E, cosa c'è in quelle pubblicità? Pensate un attimo a quello di Campari Red Passion, per esempio. Che tipo di... La festa. La passione. Vabbè, lì c'è l'attesa. La mondanità. E allora che cosa va a intercettare questo aperitivo, questo Campari Red Passion? Cosa va a dire alle persone? Che se lo bevete si infasse, cioè scopate. Non ho detto niente io, lo dico a voi streaming. Forse non l'avevo neanche sentito. No, più o meno, però diciamo che è un afrodisiaco. Sì, però non dice esattamente proprio quello. Campari al pesce. Come si dice in inglese? Sociale. Sì. La passione. Allora, pensate un attimo. Pensate un attimo a chi prende un aperitivo. Qual è la frustrazione di chi prende un aperitivo? Perfetto, è cool in qualche modo. La frustrazione di una persona è quella di, in questo senso che prende l'aperitivo, è quella di sentirsi solo fondamentalmente. L'aperitivo, prendere un Red Passion significa far parte di un sistema, far parte di quel tipo di sistema, quel tipo molto glamour, molto, molto mondano, molto milanese, diciamo così. E poi lo spirito dell'happy hour, cioè persone sole che comunque si incontrano. Che è diverso invece dall'Aperol come tipo di pubblicità. Ricordate l'Aperol qual è? Sì. Come è fatta? Si balla sui bar, sui tavoli, tra amici. È tutto diverso il modo di parlare, ma secondo voi la frustrazione alla base è la stessa? Sì. 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 Esattamente sì. Però il claim è diverso. Uno ti dice, Campari ti dice fai parte di un'elite sociale, l'altro fai parte di un gruppo, di una comitiva, tra virgolette. Quindi il claim diventa diverso. Anche perché è interattiva poi. È interessante anche la domanda che fate voi l'hanno scritto. Quindi, se potete, così dopo io. E perde qualche etto. Allora, questo come si riporta alla vostra vita, al vostro modo di comunicare? Individuare il claim significa esaltare l'unicità che ha il vostro prodotto anche voi stessi. Ognuno di voi, in qualche modo, ha delle caratteristiche che le divide dalle altre persone. Quello che è il vostro compito come comunicatori è esaltare queste unicità, queste differenze. Io vi darei un consiglio, lo do sempre quando vado specialmente nelle scuole oppure faccio dei corsi con i ragazzi. Non si riesce mai che le persone non si prendono mai il tempo per capire bene quali sono le caratteristiche positive e negative. Nel senso che noi viviamo la nostra vita in maniera molto, come posso dire, molto quotidiana. Fermiamoci un attimo soltanto a capire in che cosa siamo bravi e in che cosa non siamo bravi, in che cosa possiamo essere unici e in che cosa siamo come gli altri. E evidenziamo quelle caratteristiche lì. È quello che si fa esattamente in pubblicità, scegliere un elemento. Avete visto, ricordate la pubblicità di stamattina dell'Audi, la maneggevolezza, no? Non abbiamo visto tante altre caratteristiche che ha quella macchina, che semmai è veloce, semmai è potente, semmai è una macchina di grande status. La Audi sceglie una caratteristica, e cioè quale? La maneggevolezza, e mette il punto su quello. Basta, non si interessa di tutto il resto che c'è intorno. Vediamo qualche pubblicità che
parla di questo. Guardiamo questa pubblicità e cerchiamo di capire se è efficace o meno in questo senso. No. No. Scattante dovrebbe essere il senso, ma macchina immobile. Scattante ma macchina immobile. Secondo voi qual è l'errore? Diventate un attimo pubblicitari. Andiamo nel senso del neuromarketing. Qual è l'errore più grave di questa pubblicità? Libera. Troppi concetti insieme. Troppi concetti insieme. Poca importanza alla macchina. Poca importanza alla macchina. Alla fine che cosa ne emerge? Voi da spettatori cosa avete visto? Confusione. Confusione, bravissimi. Confusione. Allora questo perciò ve l'ho fatta vedere, per farvi capire che quando voi evidenziate un messaggio, state attenti a quanta roba mettete nel messaggio, più sottolineate, meno sottolineate, più dentro roba ci mettete, che a voi sembra avere tante caratteristiche, meno roba arriva alla gente. Guardate, ci sono tanti errori in questa pubblicità, una per esempio di queste è più leggera. Che significa una macchina più leggera? Anzi, è anche pericolosa probabilmente, una macchina più leggera. Poi cade sul... è tutta una pubblicità sbagliata. Addirittura anche graficamente sembra la Citroen, non sembra l'Audi. Non so, no? Io la prima volta ho visto pensavo fosse la Citroen. E non c'è niente di peggio che una pubblicità che fare pubblicità per altri. Io ho guardato sotto. Quindi, la voce dal palcoscenico. Quindi attenzione quando comunicate qualcosa. Cercate di andare nella direzione di sottolineare quello che serve. No, è vero, pochi ma buoni si diceva una volta, no? È così, però questa è molto difficile poi da far capire al committente, è proprio difficilissimo, è una partita persa in partenza. Hai ragione quello che dice, nel senso che noi pensiamo una cosa, è il nostro modo di pensare, che più mettiamo dentro più sembriamo potenti, sembriamo forti, sembriamo... Invece se noi ci concentriamo su una cosa è perfetto, vai. Mario, perché... Perché hai detto che sembrava una Citroen? Cioè, la Citroen dà un'impostazione. Questo... Graficamente con le mie frecce sono il logo. Ah, sì, è vero. Ah, ok. Solo quello. Sono meno intelligente di quello che sembra, quindi è soltanto quello che volevo dire. Poi non so se sembra intelligente, tra l'altro, poi faccio dico delle cose assurde. Ok, allora, voi dovete pensare una cosa fondamentale. Oggi ne abbiamo parlato tanto anche a tavola con Domenico, ma in generale ne parlo sempre con molti. Quando voi proponete un'idea, proponete qualsiasi cosa, proponete uno spettacolo teatrale, proponete una sceneggiatura, proponete anche un tema in classe, qualsiasi cosa, voi trovate di fronte una persona, un cervello che si fa due domande, l'old brain. Uno, com'è questa proposta rispetto a quella degli altri? Questo è un contrasto che crea. Cioè, io devo andare a vedere questo film, quest'altro film, com'è uno rispetto all'altro? E quindi io decido. Ma ancora più importante per quanto riguarda la comunicazione è com'è questa proposta rispetto a non far nulla. Perché non far nulla, abbiamo detto stamattina, è più comodo, più sicuro, ci fa perdere meno energie. Perché io devo andare a vedere lo spettacolo di Fabio stasera, per dire? Perché dovrei andarci? Quando io, se vado a vedere lo spettacolo di Fabio, io devo prendere la macchina, devo parcheggiare, devo metterci la benzina, devo pagare un biglietto, devo andarmi a sedere lì. Rispetto allo stare a casa, vedermi un film che non costa niente, l'old brain tenderà a farvi prendere questa prima decisione, cioè quella di non fare nulla. Allora lui dovrà vincere quelle resistenze e dovrà far capire all'old brain che andare a quello spettacolo serve. Questa è la grande sfida che hanno i comunicatori, che hanno i pubblicitari, che hanno le persone che devono convincere le altre persone. Perché io devo convincere Miriam a uscire con me? Perché lei deve uscire con me piuttosto che uscire con un altro o piuttosto non uscire per nulla? Quando io posso essere pericoloso, posso essere noioso, che a volte è peggio di essere pericoloso. Quindi questo è il concetto che dovete sempre avere prima di fare qualsiasi tipo di messaggio. Pensate a questo, pensate a quali sono i possibili ostacoli che l'old brain metterà tra il fare e non fare una cosa. Pensate a Homer Simpson, che tenderà a farvi stare su quel divano e non fare altro. Qual è la risposta? Qual è? La risposta è che voi dovete essere l'unica persona capace di fornire a quell'individuo la soluzione al suo pain, alla sua frustrazione. Solo così potete farcela.
solo facendo capire che lui ha una frustrazione e voi siete gli unici a potergliela guarire, no? È un po' come se voi metteste una malattia dentro la persona e allo stesso tempo foste anche cura. Sì, è un po' come il concetto dell'innamoramento, esattamente quello. Fai ammalare una persona e diventi anche cura, fondamentalmente. È molto simile il procedimento, solo che qui è più tecnico, diciamo così. Quindi pensate a questo. Anche quando fate un'interrogazione a scuola, anche quella, no? Molte volte i professori non vi giudicano rispetto a quello che state dicendo, vi giudicano rispetto anche all'atteggiamento che avete, rispetto alla sicurezza, rispetto al modo in cui vi state muovendo, al modo in cui voi proponete qualcosa. Vabbè, non voglio parlare delle frustrazioni dei professori, sennò diventa lunga. Il claim di queste cause, guardate, Sauber. Ditemi, cosa ne pensate? Cosa? Sono strette. È su quello. Sono invisibili. Qual è il claim di questa pubblicità? Che ce li hai, ma non si vede che ce li hai. Ok, perfetto. Funziona efficace? Sì o no? Chi ha detto no? Un uomo. Un uomo. Mi sembra giusto. Le donne cosa ne dicono di questa pubblicità? Efficace sì o no? Sì, per voi è efficace? Per me sì. Non è bello da vedere. Liliana. Vabbè, ma anche quello della tisana non era bello da vedere. Quello però ha una sua figaggine di fondo, diciamo così, è tosta quella pubblicità. Questa pubblicità, dal mio punto di vista, è sbagliata. È una pubblicità non efficace. Perché? Qual è uno dei concetti? Perché mettete le calze? Io non le metto tante, di verità. I collanti, diciamo così. Estetica. È spaventosa. Però se ci fosse stato un bell'uomo a presentare una bella calza sarebbe stato più vendibile, secondo me. Probabilmente già presentato in un altro sarebbe modo. Stato già meglio una bella faccia piuttosto quella. Il concetto di questa pubblicità qual è secondo voi? Cioè cosa sta dicendo il pubblicitario in questa pubblicità? Che la calza è resistente. Però dice un'altra cosa, dice, non è la resistenza, non è questo, non vedete, spede. Per questo è sbagliata la pubblicità, perché voi siete confusi, non è la resistenza di questa, anche no. È che la trasparenza. Perché un ladro, quando sapete, nei film i ladri vanno a fare, si mettono la calza in testa, quella lì scura però. Però questo è un po' idiota, questo, sto dicendo un'altra parolaccia che non ho detto. E si mette questo collant che però è trasparente, quindi non è efficace, nel senso. Però qual è il pain, la frustrazione di chi compra delle calze? Queste calze. La trasparenza è seduttiva, questo non. Questo non lo è. Però io sapere la frustrazione, lo chiedo specialmente alle donne, o agli uomini che si vestono da donne, diciamo. Se ce ne sono. Mettere, far sembrare che non ci siano. Brava, questa è la frustrazione, sembra che non ci siano. Quindi il bisogno è coprirsi perché fa freddo, no? Quello è il bisogno. Il pain è che non si vedano. Allora, in qualche modo questo lo dice, però lo dice in maniera sbagliata, perché non ti fa vedere la seduzione che c'è dietro, ma ti fa vedere, come diceva, mi ripeti il tuo nome, scusa. Gino, anzi, è la prima volta che ce lo diciamo. Come diceva Gino, è spaventoso di primo acchito, quindi perde un elemento. Mentre vedete invece Golden Lady, come ha lavorato bene in questi anni. Golden Lady non so se è di qualità così alta, ma... Antistress. Come scusa? Antistress. È antistress? In che senso? Pubblicità antistress, ok. Però in generale Golden Lady ha giocato moltissimo su un elemento, la bellezza delle gambe delle donne. Ha giocato tutto su quel punto lì. Ed è stata una scelta vincente, perché io compro il collant non perché mi servono veramente, ma perché hanno uno scopo fondamentalmente seduttivo. Vediamone qualcun'altra. Queste tre pubblicità sono tre diverse, hanno vinto tre premi al Festival della pubblicità di Cannes. E vediamole un po'. La prima, More Pull, maggior traino, Land Rover. Efficace, non efficace, funziona secondo voi? Capiamo qual è il claim? Efficace. Bravo, è efficace, molto efficace. Quella del tagliaerbe, diciamo. Sì, è un concetto. Perché questa qui è efficace? Perché hai detto sì, è efficace. Guardate, il vostro old brain non vi mente, vi dice le cose come le sente. Quindi cerchiamo di capire, però perché è efficace? È una macchina potente, però da cosa lo vedi che è potente? Dalla capacità di traino. Perché rappresenta la sicurezza dell'auto, la forza, la potenza. Sì, però tecnicamente come è resa? Cioè cos'è che colpisce l'old brain? Bravissima. Grazie, ha detto. La rende concreta. Abbiamo visto che uno dei punti fondamentali per cui l'old brain è agganciato è la concretezza. Attualizza quello che... No? Bella voce da tenore, così mi piace. Attualizza il punto di forza.
assolutamente. Attuale che stai sfogliando, che lo vedi, immaginate che voi siete dal dentista o dal parrucchiere o da chi volete voi, attesa, e vi capita questa pubblicità sfogliando, vedete questa pubblicità, è una pubblicità che rimane perché sembra che quella macchina stia tirando il foglio, anche se è irreale, perché una macchina piccola, un foglio, sono due cose che sono surreali, è metaforica, ma è metaforicamente concreta, perché vedi il foglio che viene tirato, quindi è eccezionale. Poi attenzione, c'è un'altra parola che è tipica del neuromarketing, more, più. Più fa bene all'old brain, quando io dico più, più soldi, più vita, più traino, il più è una parola concreta per il l'old brain. Anche se, attenzione, voi dovreste dirmi, Mario, ma che dici? Più traino, che significa? Se pensateci razionalmente, che significa più traino? Più tiraggio? Niente, cioè più rispetto a che cosa? È molto aleatorio come discorso, e nonostante questo ci è sembrato subito efficace, e quel più ci ha subito colpito, perché come vi dicevo prima, la parte razionale di fronte ad un messaggio, se fatto bene, scompare, e io parlo direttamente alla parte che decide, cioè all'old brain. Quella di sopra, coltelli da cucina, professionali o da cucina così secondo voi? Professionali, perfetto. Cosa dice questa pubblicità di VMR? Talmente potente che ha tagliato anche il... Ok, a chi si rivolge secondo voi? Cioè io che sono una casalinga isterica, una desperate housewife, mi interessa che ho questo coltello così tagliente? No. Più cuochi, ok. Qual è la frustrazione del cuoco o del sous chef, no? Dell'assistente cuoco, che a volte non è lo chef che taglia di solito, sono più gli assistenti. Quale possono essere le frustrazioni? Pensateci un attimo. Che siamo affilati, perfetti, però c'è ancora altro, attenzione. La velocità è una. Perfetto. La precisione. Questa qui parla di precisione o di altro questa pubblicità? No, di efficacia. Di efficacia. Allora, immaginate questo per capire quanto è efficace questa pubblicità. Immaginate che voi che siete un attimo assistenti di un cuoco e che dovete tagliare ogni sera 10.000 carote. Ogni carota è una perdita di energia, di stanchezza, tutto il resto. Una cosa del genere va a prendere proprio la frustrazione, cioè io che devo tagliare la carota, poi mette la carota, non mette l'insalata, una cosa leggera, mette la cosa che è tosta, no? Che deve essere tagliata. Allora io, facendo vedere che è così, mi dà l'impressione di che cosa, secondo voi? Alleggerisci il carico, quello è il pain dell'assistente cuoco. Non la precisione, è il carico di lavoro. Con questo coltello è tutto più facile. Ta 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 ta, come se fosse burro. Questo è l'intelligenza di questa pubblicità, che è stata premiata come miglior pubblicità di contenuto a Cannes del 2007, mi sembra 8. Quella di giù, questa è un po' più complicata. Attenzione, qua c'è uno sforzo, perché Burger King. No, non c'è, per la carota, no. È talmente efficace, non c'è neanche il payoff. È diretta la pubblicità. Panini sono così grandi che sono da poco. Perfetto, però cerchiamo di capirla un po' meglio questa pubblicità. Che cosa, perché vedere una cosa del genere? Un panino così grosso che si slabbra la persona che lo vede. Perché? Qual è l'esigenza? Perché è così buono che lo mordi perdendo. Non è proprio quello. Secondo voi è sulla qualità? No, non è sulla qualità. Soddisfa la tua fame. Perfetto, ma è un pain di chi va al Burger King, la quantità? Sì, però dovete rispondermi un po' meglio. Questa pubblicità secondo voi è americana o italiana? È americana. Perché dite che è americana? Perché gli hamburger in America sono così. Secondo me è... Vai, ti chiami scusa? Francesco. Francesco, aspetta, arriva il microfono così. Perché erano italiani, quindi magari... la fascia europea crede che chi è americano sia sovrappeso, quindi mangia a sbafo, e quindi lo vediamo, anche vero. È molto contenuta come pubblicità in quello che vuole trasmettere. Questa pubblicità qui è contenuta? Sì. Ok, Francesco, però mi chiedo, questa pubblicità è italiana, quindi secondo te è americana? Non ho capito bene, è americana? Sì. Ok, perfetto. E qual è il pain di chi va da Burger King in America rispetto all'Italia? Vedete che è diverso? C'è la performance. Chi non può mangiare in maniera più genuina? Chi va... Dovete ragionare un attimo bene su quali sono le fasce di interesse. Chi va da Burger King e da McDonald's? Chi va? In Italia? Allora, in Italia chi va in Italia? I giovani, i ragazzi, i genitori che portano i figli a farsi una volta... Diciamo che è uno sfizio. È uno sfizio. Chi lavora in ufficio, giusto, ad una pausa veloce, ok, perfetto. In America non è così. Chi va in America? Non tanto. Chi spende poco e mangia. Cioè chi sono? I
in meno ambienti. Se andate da un McDonald's o un Burger King in America, troverete frotte di homeless. Frotte di homeless. Non sono luoghi belli dove andare in America, sinceramente. Burger King è ancora peggio di McDonald's. Sono luoghi dove trovate gente veramente homeless, gente mal vestita, poveri. Con poco mangiano molto. Allora il pain di chi va da Burger King o da McDonald's in America è saziarsi. Cioè io compro qualcosa che costa poco e mi sazia molto. Questo va in quella direzione lì. Non va bene per noi italiani una velocità del genere. Quindi diciamo che i cerotti vengono anche, diciamo, messi lì per simboleggiare un qualcosa di salutare. No, 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 non di salutare, no, di eccessivo, di talmente grosso che ti ha fatto male, ecco. Certo, Marilu. Questa è una bella, volevo fare io a voi a dire la verità questa domanda. No, perché io più o meno penso di saperlo, però vorrei capire, è una domanda molto giusta la tua. Perché una donna, perché quella donna? Perché? Ha delle caratteristiche, diciamo, alto livello. Perché non ci vanno solo gli obesi in quei posti. Cerchiamo di riflettere. Forse perché le donne sono più attente all'estetica e lì l'impeto di mangiare. Ma vedi che, pensateci bene, non è tanto quello. Voi siete un pubblicitario, dovete far capire che lì si mangia a sbaffo. Ci siamo in questa direzione qui, ci siamo in questa direzione qui. Allora pensate a questo, vai. Per lui mangiare è uno stare bene. Sì, sì. Questa pubblicità non identifica. Sì, non identifica lo stare bene, questo identifica la sazietà. Però attenzione, poi nasce un problema. Io, se è vero questo, dovrei vedere un tipo obeso con questo paninazzo in bocca che fa colare tutto, no? Potrebbe. Però questo cosa crea in chi guarda questa pubblicità? Disgusto. Scorretta alimentazione. Allora questa pubblicità fa, e quindi va in direzione di quello che dice Marilu, sceglie la donna, una certa donna che sembra tipo una modella, perché in qualche modo diventa più attraente. Questo si chiama principio di attrazione. Nel senso, io vedo qualcosa che è più bello, io tendo a quella bellezza, nel senso che dice, io che devo mangiare, vado lì e non ci trovo solamente il grassone homeless che non sa come andare avanti la giornata, ma ci può andare chiunque, e ci va anche la modella, per dire. E poi c'è un altro punto, ancora più importante di questo, è il sottotesto di questa pubblicità. Guardatela bene questa pubblicità, qual è il sottotesto? Che è legata alla domanda che ha fatto Marilu. Una donna, un certo tipo di donna. Vabbè, la bellezza. Sì, ma ancora di più della bellezza. Non fa ingrassare. No. No. In questa pubblicità c'è un sottofondo erotico molto, molto, molto potente. Molto. Che ha a che fare, sì, con il cibo, diciamo. Questa pubblicità qui sta chiaramente alludendo ad una seduttività del prodotto. Questa è una. Su quello non si scampa, anche questo nero di fondo. Lo stesso far vedere le labbra in quel modo, far vedere l'apertura della bocca in quel modo, è tutto un sottotesto erotico, che va logicamente ad un pubblico più maschile che femminile, sicuramente, su quello non c'è dubbio, anche perché se ci fate caso nei fast food, se ci fate caso, la maggior parte della gente sono maschi e non donne, specialmente in America. E quindi questa pubblicità attira un pubblico e attira anche da un punto di vista, come posso dire così, di sottotesto erotico. Quindi questo è. Ora vi faccio vedere un'altra pubblicità interessante a proposito di Burger King e farvi capire su cosa insiste Burger King. Questa è una chiara pubblicità comparativa, che in America è possibile, in Italia no. E qui dice, che stupido il Whopper, questa è la scatola del Big Mac. Che cosa significa questa pubblicità? Io trovo geniale per certe cose. Dice che sciocca il Whopper, voleva entrare nella scatola del Big Mac, che è il più grande, ed esce talmente tanto fuori. Questa pubblicità, io ho i brividi per quanto è intelligente, cioè per quanto è forte, perché questo è contrasto puro. Cioè io che devo mangiare, che ho pochi soldi, ho $4.50, e dove vado a mangiare un Big Whopper o mangio un Big Mac? Guardate qua il gusto, la qualità, la sanità, sono tutte cose che non sono né in cielo né in terra. Qui c'entra chi lo ha più grande, il panino. Quindi, Silly Whopper, that's a Big Mac box. Questa è l'intelligenza, questa rimanda ancora una volta sempre a un concetto anche, come posso dire, anche erotico, di primeggiamento a chi fa i panini più grandi.
Attenzione, un errore che si fa moltissimo nella comunicazione, lo vedo molto spesso questo errore, quando leggo anche, per esempio io a Giffoni mi occupo di leggere i curriculum di chi viene, di chi vuole venire a lavorare con noi, ne arrivano veramente centinaia di curriculum al mese. Un errore che io trovo sempre è che quando arrivano questi curriculum, non c'è anche un'altra cosa, vorrei aprire una piccola parentesi. Io sto portando avanti una personale lotta contro il curriculum europeo, che è una delle cose più tristi, brutte e malfatte della storia dell'umanità. Quando voi affrontate il mondo del lavoro, per favore, non siate creativi anche su quello. Un curriculum si può fare in tanti modi diversi. E più il curriculum è creativo, tanto più chi controlla, chi vede quei curriculum, sarà portato a scegliere voi piuttosto che un altro, almeno per fare un colloquio. Sì, poi se volete domani, quando volete, ne parliamo anche un po', perché sono molto, in questo momento mi sto occupando molto di questo, di curriculum creativi. Però chiudiamo la parentesi, quello che volevo dirvi, l'errore è questo, che quando tu parli del tuo prodotto, vendi per gli altri tanto quanto per te, cioè parli in generale, non di qualcosa che è forte di tuo, ma in generale. Però per farvi capire meglio vi faccio degli esempi, altrimenti è teorico il mio discorso. Guardate questa velocità, Sorgenia. Chi di voi a casa ha Sorgenia dell'elettricità? Tu? Avevi, attenzione. Ok, come vedete è un successone Sorgenia. Successone dovuta anche all'ottima campagna pubblicitaria che hanno fatto, che è una delle cose più squallide e meglio... Oh, scusa, non so se c'è qualcuna Sorgenia a casa che vede. Comunque, diciamo che non è proprio efficace. Ecco, la pubblicità della Sorgenia. Vediamo. C'è questa volta un ragazzino che... Efficace o meno? Per me sì. Per te sì, Francesco. Perché? Veramente geniale. Ah, addirittura. Secondo me il fatto di non far sentire i soldi quando il bambino lo scuote sembra un pozzo senza fondo. Oppure sembra che non c'è niente lì dentro anche, potrebbe sembrare. Può essere. Può essere, mi sembra più quello. Può essere. Ok, questo è quello che dice Francesco. Voglio sentire anche voi cosa ne pensate di questa pubblicità, se è efficace, se funziona, se ha ben diagnosticato il pain e se ha ben rivelato il claim. Per me no. Gino. Perché il risparmio l'ha fatto il bimbo alla fine. È vero. Cioè, tu hai venduto questa pubblicità, ma il risparmio è stato attento il bambino a risparmiare. Bravissimo, bravo. Quindi o Enel, o il 10% non è niente. Bravissimo, perfetto. Bravo Gino. La pubblicità, in questo senso, sta vendendo per tutti. Io capisco quello che dici, che ti piace quell'elemento, quell'elemento però narrativo, ma come efficacia, io che la guardo non capisco Sorgenia in che modo mi può aiutare. È quel bambino un po' sfigato pure, devo dire, perché quel bambino, tra l'altro, tu non mi puoi far vedere questo bambino così, perché non è neanche positivo. A chi va questa pubblicità? Va ai genitori, ma è troppo infantile. Ai bambini? Non va ai bambini, perché un bambino che vede una cosa del genere vede in quel bambino uno sfigato. Infatti lo vedi alla fine sempre tutto solo, lui è il porcellino che se va in giro, alla fine se ne va sull'albero da solo con un altro bambino che sembra una donna, tra l'altro. Cioè, quindi è un bambino veramente che non è neanche cool quel bambino, no? Non è neanche tosto, ha problemi, è un bambino che ha problemi, che va un po' autistico. Quindi molto ecologico. Però diciamo che non devono vendere l'ecologia, allora devono vendere un prodotto effettivamente, e questo prodotto è mal rappresentato, è mal congegnato, non c'è un claim ben differenziato. Sta vendendo per tutti, perché sapete cosa dice questa pubblicità? Risparmiate se state attenti. Questo però non è Sorgenia, questo va bene anche per l'Enel, no? Se avete Enel, sì. E non accendete la luce, infatti potrebbe essere una pubblicità e progresso. Bravissima, no? Perfetto. Che sono le peggiori pubblicità che esistono nell'umanità in assoluto, sì. Perché non servono a nulla, non progrediscono a niente. Generica. Sì, ma lì dice l'energia sensibile, quindi secondo me chi ha fatto la pubblicità ha identificato il bambino. Ma fate, vengo da te perché? Scusa. Ok, vai. Dicevo, secondo me chi ha fatto la pubblicità, perché lì c'è scritto energia sensibile, ha identificato la sensibilità del bambino nel risparmio con Sorgenia. Per me è quello che ho letto, infatti a me la pubblicità è piaciuta. Benissimo, vabbè, quello, è molto bello, come ho detto anche all'inizio, che non esiste il messaggio perfetto, esistono diversi modi però a livello di neuromarketing, a livello di old brain, l'energia sensibile, l'old brain, non sapevo cosa significa. Emozionale questa pubblicità, forse per quello, come dicono. Sì, allora, se è emozionale va a prendere un pain di tipo personale. Però quando tu devi prendere
una compagnia elettrica, il pain personale non c'è, esiste il pain finanziario. Allora c'è uno scarto di pain, diciamo così. Vabbè, quello sarà sui condom, andiamo oltre. E, Slim Fast. Sapete cos'è Slim Fast? Sì, è per dimagrire, cioè è molto americana questa cosa. Hai bisogno di perdere un po' di peso prima del matrimonio? E queste sono le tre pubblicità che hanno fatto. Vorrei capire un attimo cosa ne pensate voi, se funziona o non funziona, se il claim è giusto e così via. Ditemi. No, sono tre pubblicità diverse. Nella prima lui non ce la fa, nella seconda lui che spergiura dietro, no? La terza è caduta, perché è talmente pesante lei che è caduta nella torta. Ditemi cosa ne pensate. Un po' crudo, sconfortante. Bravo. Quindi per te Liliana non funziona? No. È brutto da pensare una cosa del genere. Allora, per Liliana non va bene perché ti mette a disagio, non ti demotiva. Sia motivarti che demotivare. Però ti può anche far salire il livello di stress. Sì. Voi cosa ne pensate? Sì. A te sembra efficace. Se dobbiamo ragionare in termini di, sì, meglio di pain, quale futura sposa, no? Vuole arrivare. Certo. Allora, in termini di diagnosi della frustrazione, forse ci siamo. Forse c'è un altro tipo di problema nella pubblicità. Ma dalle nozioni che ci hai trasmesso stamattina, sì, io penso che qui si evinca la frustrazione, ma non ci sia la soluzione al problema. Bravissimo, bravo. Certo. Esattamente questo, quello che diceva Batte Concenza. C'è il pain. Perché c'è questo pain, ma non c'è il claim. In che modo Slim Fast mi aiuta ad alleviare questa soluzione? In che modo? Non c'è, può essere qualsiasi cosa, può essere anche hai bisogno di perdere un po' di peso prima del matrimonio, vatti a fare la corsa. No, è incompleta, è sbagliato il claim di questa pubblicità. Quindi a volte c'è una buona diagnosi del problema di fondo, della frustrazione, della ferita, diciamo così, ma è sbagliato il modo in cui proponiamo la soluzione, perché, come posso dire, vendiamo per gli altri come vendiamo per noi, quindi sta vendendo anche una corretta alimentazione, sta vendendo i cereali, sta vendendo tante cose. Il prodotto è slegato dal problema stesso, e quindi io vendo per gli altri, e questo è un problema grave nella comunicazione. Vi è chiaro questo punto? Ok. Sì, ci può essere questo, ma non è voluto, è una mancanza di attenzione nel messaggio fondamentalmente, però può essere sì. Potrebbe creare curiosità. Sì, la domanda è se creare curiosità, per chi non ha sentito da casa. È pericoloso però, nel senso che può creare curiosità, ma può anche non crearla, può creare, come diceva Liliana giustamente, può creare ansia e stress, come può non crearla. Un messaggio dovrebbe essere il meno ambiguo possibile, quindi la curiosità potrebbe crearla effettivamente, però non presentandoti una soluzione concreta, in qualche modo ti lascia soltanto con il sorriso sulle labbra e basta. Questo è almeno la mia idea, poi deve essere verificata anche da quello che pensate voi. Ok, una cosa importante pure che scrivo qui, che il claim deve dare il segno della netta differenza e del deciso contrasto tra le vostre soluzioni e quelle che propongono gli altri. Cioè davvero quello che voi proponete deve essere qualcosa che negli altri non esiste. Altrimenti in quel momento, quando c'è questa indifferenziazione, perdete il livello del messaggio. Questa è una cosa che vale in generale, anche per chi ha i siti internet, per chi si sta su Facebook, cose del genere. Attenzione a quando parlate di voi stessi. Non abbiate paura di dire noi siamo, non dico i numeri uno, ma noi siamo differenti rispetto agli altri. Troppo spesso vedo, noi siamo uno dei fornitori di, noi siamo uno dei leader di. Nel momento in cui dite siamo uno dei, cosa state facendo? Lo stavo già dicendo, siete uno come gli altri. Ma perché devo scegliere Vito e non Nunzia? Perché? Se siamo uno di quelli, allora io continuo a cercare finché non trovo quello che invece è il numero uno. Allora puntate su qualcosa che è solamente vostro, qualcosa che voi avete un'associazione culturale e dovete proporre uno spettacolo. Allora ditelo che voi siete quelli che in quel momento state facendo meglio. Dicevo oggi a Domenico, l'Amleto come non l'avete mai visto. Ecco, questo è un modo per dire siamo unici. Oppure per la prima volta
qualcosa che vi sorprenderà, boh, abbiamo finito in mente. Cercate di differenziarvi rispetto agli altri, è l'unico modo per farvi scegliere, altrimenti non c'è possibilità. Siete d'accordo su questo o avete dei dubbi su questo punto? È sempre un problema di contrasto, Stefania. Ora in questo momento le... sì, no, dimmi. Sì, dicevo, ho un dubbio, perché sì, magari se io leggo appunto io sono il miglior Amleto, no? Sì, ma io sono il miglior Amleto, non era quello, non, infatti, quello sarebbe troppo. Le parole esatte. Sì. No, io dicevo l'Amleto come non l'avete mai visto, per dire. Troppo, insomma, esagerati, non so. Sì, perché tu sei per la comunicazione soft in generale, vedo. Se ti piace la comunicazione più infatti ero d'accordo sull'altra espressione, okay, l'Amleto come non l'avete mai visto, ecco, già diverso. Dicevo, infatti. Sì, ma infatti quello sì. Sì. Mentre dire, ecco, io offro più degli altri, cioè io ho questo segno di distinzione, mi sembra una andare a rimarcare in maniera troppo preponderante, troppo, non lo è so. Sempre troppo per la parte razionale, mai per l'old brain. L'old brain non ha questo problema del troppo. L'old brain deve scegliere. Allora io tra una qualcosa che è unica, qualcosa che è la numero uno, è il numero due, il numero tre, perché lo scegli il numero due e il numero tre? Fatevi questa domanda, perché dovrei farla? Non c'è motivo. Ora a volte quel tipo di messaggio risulta un po' presuntuoso, arrogante, e quindi innesca dall'altra parte proprio un sentimento opposto, cioè di antipatia. Ti è mai capitato con un prodotto, ti ricordi una cosa del genere? Lo sai perché? Lo sai cosa stai facendo? Stai razionalizzando adesso. Stai razionalizzando. Quando tu, tante volte le compriamo una cosa perché vediamo il numero uno al mondo, lo facciamo. Anche se, guarda, se noi facciamo, allora, io parlavo prima con Marilu di etica. Ora voi dovete dimenticare l'etica quando si fa tutti questi discorsi. L'etica è un'altra cosa, è molto bella, è piacevole, è simpatica. Ma quando si fa comunicazione e vendita, l'etica la devi dimenticare. Quindi io eticamente direi è arrogante dire il numero uno, ma se sei il numero uno, perché non devi valorizzarla questa cosa? Vabbè, se io sto facendo comunicazione per un prodotto che si deve posizionare in un determinato mercato, che ci scrivo il testo per questo sito internet che magari, non so, è di abbigliamento e va a un determinato target. Io non vado a dire che questo è il migliore, o comunque non lo dico in maniera esplicita, cerco la maniera più simpatica e meno... Sì, ma non bisogna essere grezzi, lo puoi dire anche in maniera simpatica. Se io lo facessi in maniera troppo esplicita, secondo me, andrei a far pensare a chi legge che mi sto, quel detto che si roda si imbroda, che mi sto lì andando ad autocelebrare proprio perché in sostanza non sono niente di che. Ma ripeto, questo è un tipo di razionalizzazione che non esiste per te acquirente. Provo a sentire anche ma gli se altri. Se l'acquirente legge un testo, secondo me, ha modo di riflettere molto di più rispetto al messaggio pubblicitario. Cioè, vabbè, io se parlo legge da, un testo, sì. Beh, io parlo da autrice di testi per siti web, quindi penso a un contenuto di almeno 5 righe, 4 righe. Sì, già quella è una cosa diversa, perché il contenuto di diverse righe va a un'altra parte del cervello, per la parte razionale, quindi non parliamo più di messaggio. Ho capito che dici, in quel senso hai ragione, sì. Se devi razionalizzare, devi essere cauto in quello che Ma io penso che... Molte volte acquistiamo dei prodotti in cui viene appunto descritto il numero uno nel mondo di, ma nemmeno ci facciamo caso. Non è che ci facciamo caso. L'altro giorno mia moglie ha comprato un ferro da stiro, l'ha comprato perché, lei compra cose, mi sta rovinando questa donna, perché c'erano tre ferri da stiro su Amazon, ha scelto quello scritto il numero il più venduto. Semplicemente è stato molto semplice la sua scelta. Ogni prodotto che esce dalla Apple è il migliore iPhone di sempre. Vedi, là, sì. Steve Jobs l'ha fatto un... lui è appunto Dio, quindi se lui l'ha detto... Secondo me più efficace è la pubblicità fatta in terza persona, cioè non si pone l'azienda a dire siamo i numeri uno, però è l'azienda numero uno in... Non ho capito. Cioè, scelta. Quando noi siamo i numeri uno, tu dici così non va bene, sì, ma però l'azienda scelta. Numero uno, sì, così va bene, perfetto. E secondo benissimo. Me è più efficace. Può essere più efficace, sì. Però fa parte sempre di questo discorso del claim, no? Sempre è la stessa cosa, però detta in maniera diversa, sì, vabbè, va benissimo. L'azienda numero uno nelle vendite, va benissimo. Piuttosto dire noi siamo i numeri uno, che può sembrare. Mario, posso fare un'osservazione? Certo, devi. Oggi quando ne parlavamo, perché anch'io mi facevo un... è vero, quando fai questi discorsi di pubblicità, di marketing, no? C'è il problema del
se uno c'ha l'etica sotto dice però, cioè i prodotti poi che vengono venduti, in realtà questa è una selezione naturale, perché se il prodotto non è buono e tu hai fatto una promessa, la persona da te non torna più. Quindi sei costretto a essere anche come prodotto valido. Assolutamente. Tu devi cercare, come dicevo oggi a Domenico, bisogna cercare di puntare sulle proprie qualità personali, qualità dell'oggetto, del prodotto, dell'idea. Sì, parliamo un po' più in generale. Assolutamente. Dimmi Marilu, dimmi. Ma devi dire il tuo pensiero. A mio avviso serve per prendere il cliente, poi l'etica serve a mantenerlo. Sono totalmente d'accordo con te. L'etica è fondamentale, nel senso l'etica, la qualità, tutta questa roba qui. Io parto dal presupposto che ci devono essere queste cose, no? Perché non puoi vendere il niente. Il niente dopo un po' sparisce. L'etica sarà del bene. È un po' grosso sarebbe fare del bene, perché... Perché Burger King sa di non fare del bene, no? Immagino. Va forte. penso che lo sappia. Coca-Cola non fa benissimo, diciamo così. Però. Però sfama. Però sfama, sì. Però l'altro dà brio. Ognuno ha la sua caratteristica. Questo è fatto. Tu dicevi qualcosa, scusami. No, ok. Guardate questa pubblicità. Questa è una fotocamera della Sony, la Cybershot T1. E dice. L'ultra slim, secondo voi la pubblicità è efficace o meno questa? Non ha impatto grafico, ha impatto d'immagine, è brutta l'immagine. Brutta l'immagine? Non si legge bene. C'è non si capisce. Bravo, il prodotto qual è? Non c'è prodotto. Cosa sta dicendo? Allora, immaginate un'altra pubblicità, sono stati pagati fior di quattrini per fare una pubblicità del genere, questa è Sony, non è... Qual è allora, cosa spinge un pubblicitario a fare questa pubblicità? Secondo voi? Chiediamoci anche delle cose. Che è talmente sottile. Però qual è il problema di questa pubblicità? Questo è vero, è talmente sottile. Non c'è il prodotto. Ma quello non è neanche vero, perché talvolta non c'è il prodotto, però. Sì. È scivolato. Il problema di questa pubblicità è questo, che il claim è chiaro, è talmente sottile che quasi la dimentichi, però va a sottolineare un pain ancora più grave, quello di poterla perdere. E quindi una pubblicità del genere è una pubblicità del tutto sbagliata, anche se la frustrazione potrebbe essere giusta, quella del avere qualcosa di sottile, di meno ingombrante, cosa del genere. Questa. Il potere delle quattro lame, chic. Cosa le pensate di questa? Funziona o non funziona? Per Fabio è forte, è efficace. È una pubblicità molto molto efficace dal mio punto di vista. Anche questa è premiata come miglior pubblicità dell'anno, tra l'altro, dal punto di vista grafico. Come? È talmente efficace che toglie il pelo dal tatuaggio. Cioè, la cosa veramente... E qua il claim è fortissimo. Qual è il claim di questo? Sì, c'è, ma anche molto quello, sicuramente sì. Ma il claim, secondo voi qual è il claim? Sì, il claim è siamo talmente forti che non c'è pelo che resista. Questo è quello che sta dicendo. No, è quindi come dire, noi siamo i numeri uno. Infatti il claim è the power of four blades, il potere delle quattro lame. Sta dicendo qualcosa di molto forte. Io però vi voglio ancora chiedere, a livello di neuromarketing funziona o non funziona? A te fa impressione. Però funziona. Sì, anche un po' però la proiezione in effetti, perché... Cioè, va un po' troppo a coprire l'oggetto che è il rasoio, mm-hmm. E quindi, dall'altra parte si fa bisogna un po' fatica per capire, ok, vabbè, queste cose tecniche, grafiche, però in generale il claim è ben rappresentato, no? Si differenzia rispetto agli altri, fondamentalmente. 10 minuti e poi facciamo. Vabbè, 10 minuti e poi la pausa. Ok.
Ora un'altra pubblicità che io credo molto affascinante, la Ray-Ban negli ultimi anni ha tirato fuori questo slogan: Never Hide, non nasconderti mai, non nascondere, fondamentalmente. Vorrei capire da voi, visto che è una pubblicità che ha fatto molto discutere nel mondo della pubblicità, se secondo voi è efficace o non efficace quello di neuromarketing, cosa ne pensate? Questo è Ray-Ban, c'è una persona con gli occhiali, lui si tiene per mano, a New York anni 50, un giorno di pioggia. Come, scusa? A te piace molto, anche a te. Molto raffinata, ma funziona anche di neuromarketing o no? Io vorrei capire, senza giudizio mio personale, voi cosa ne pensate? Qualcuno che mi dice sì, qualcuno che mi dice no. Te, per te no. Perché non vende il prodotto, cioè denuncia, cioè afferma solo una verità. Questa è la parola di Valentina. Sposta l'attenzione sulle due persone, diciamo, insieme piuttosto che su. E cosa c'entrano i Ray-Ban in questo? I Ray-Ban sono avanti, quindi hanno questo modo di comunicare che è molto. Oltre il pregiudizio. Sì. Cioè, la congiunzione Ray-Ban è una cosa che è storica. Quindi anche quel tipo di messaggio, l'omosessualità. Sì. Fabio, essendo comunque una marca di occhiali, va oltre, si vede oltre. Sì, bisogna capire un attimo una cosa. Voi dovete farvi sempre questa domanda prima di dare la risposta, sempre. Qual è il pain che individua questa pubblicità? Perché il pubblicitario crea questo? Qual è la frustrazione? Voi avete visto il film What Women Want? Vi ricordate? Là si parla tantissimo di neuromarketing. Se vi ricordate, quando loro devono creare quella pubblicità delle scarpe, loro fanno un lavoro di neuromarketing, no? Si chiedono il perché, cosa fa la donna prima di... Là rivedetela quella scena. Vale molto più di quello che ho detto io oggi in queste ore. Vale vedere quella scena lì e vedere in che modo un pubblicitario crea la pubblicità. Secondo me questa pubblicità per alcuni, cioè secondo me chilometri. È funzionale. Ok. Però è anche descrittivo. Okay. Perché dico che è funzionale? Perché secondo me i Ray-Ban non sono una lente. Cioè non si sta parlando di lenti, sì, ma si sta parlando di montatura, cioè di scheletro, quindi dipende da come si vede la realtà. Cioè se tu cambi lenti, cioè alla Ray-Ban non gli frega niente. Ok, ho capito. Sì, però è di più di questo discorso, ho capito quello che dici, però è di più di questo discorso. Bisogna capire il pain di chi compra degli occhiali da solo o degli occhiali Ray-Ban. Come, scusa? Servono anche per nascondere, tante volte le persone li prendono anche per quello, quindi sì. Secondo me è anche forse un po' controproducente. Non so se è proprio controproducente, perché stanno molto bene questo payoff. Io vedo l'identificazione di un prodotto, sembra più un'opera d'arte questo qui, non è una pubblicità, non trasmette una cosa immediata, è più una cosa... Quello è giusto quello che dici. Poi vi dico... Secondo me è per vederci chiaro, perché lui, cioè, con i Ray-Ban io vedo, gli altri sono vestiti, sì, tutti in stile, nello stesso stile, può però essere. Loro, la diversità è vederci chiaro e noi vediamo i due soggetti che sono diversi rispetto agli altri. Okay. Io con i Ray-Ban vedo ciò che non riesce a vedere. Dovete essere un po' meno intelligenti, dovete essere un po' più grezzi, perché è molto più semplice di quello che stavi dicendo. Sì. E quella è una cosa troppo intelligente, cioè, troppo. La diversità che diventa amore. Non so se è più semplice quello che dico, però io l'ho seguita questa campagna, mi è piaciuta moltissimo. Perché al di là di questa immagine hanno fatto proprio tutta una campagna che è cominciata con un'immagine molto più semplice e poi è diventata più complessa come messaggio. Sì. Il Ray-Ban è sempre stato uno status symbol, perfetto, di un'identificazione di un tipo di... Assolutamente, e quindi sì, è la stessa cosa. Molto bene, esattamente quello. La frustrazione di chi compra un paio di occhiali da sole, ma quale può essere? Può essere mai il proteggersi da sole? Ormai non è più quello, è lo stile. Eh sì, ecco, esattamente quello. Io metto un occhiale che è uno stile fondamentalmente, che rappresenta un mood, rappresenta un modo di essere. Ma questo... La persona indifferente sulla sinistra, la persona che guarda sulla destra, sì, che osserva... Quindi... Questo tempo è passato, osservati. Vi chiedo tecnicamente, poi andiamo oltre. Secondo voi, perché in questa pubblicità non vediamo i Ray-Ban occhiali da sole, ma i Ray-Ban come montatura per occhiali?
Pensateci un attimo, cosa può essere? E Ray-Ban può portarlo anche durante la quotidianità, cioè ti permette di vedere, cioè è un occhiale funzionale che ti permette di eliminare il problema che hai agli occhi. È sempre, vi ho fatto questa domanda perché parte di te stesso, sì, perché gli occhiali, sì, a vista si utilizzano dalla mattina. È la risposta, è la stessa che avete dato fino adesso riguardo alla frustrazione, cioè l'occhiale perde la sua funzione di occhiale da sole, occhiale da vista, non è più quello che è importante, diventa un modo di essere, come le, guardate, sono io con la mia diversità, con la mia unicità, fondamentalmente è uguale, è identico ai prodotti Apple. I prodotti Apple in molti casi non sono meglio rispetto agli altri, però rappresentano uno status, rappresentano il fatto che tu sei quella mela, in qualche modo fai parte di una comunità che ha quella mela come simbolo. Ray-Ban uguale, nella stessa direzione, in altro settore merceologico, ma uguale. Quindi questo per dire che cosa? Che il claim è legato anche ad un, è legato sempre e comunque ad un pain. Se non avete questo in mente, qualsiasi claim che facciate non serve a nulla, perché dovreste immaginare bene, dovreste capire bene che non dovete fare, voi siete pubblicitari di Ray-Ban, non dovete occuparvi di quanto vi schirma dal sole la lente, non serve. È l'identità del brand che state comunicando. Lo puoi fare, no, beh, questo vale, hai ragione, con Ray-Ban puoi fare questo tipo di ragionamento, ma questo è per dirvi tanto che dovete ragionare bene sul pain prima di fare qualsiasi tipo di claim, solo per quello, non per dire che Ray-Ban è meglio di altri. Vabbè, questo qui, questo è un altro claim fatto molto bene secondo me, Toyota. Riflettete, quelle sono le emissioni. Ecologica di una pecorella. Fantastico, un'idea fantastica. Qual è il concetto di questa pubblicità? L'emissione della pecorella, l'emissione della macchina. Cosa sta dicendo questa pubblicità? Dimmi, si chiami tu? Dario, vai. Si associa alla campagna e alla città. Ok, questo è interessante, si associa alla campagna e alla città, quindi crea un contrasto, prima cosa, fondamentale. E poi cosa dice questa pubblicità? Lo dico a Dario ma anche agli altri. Un animale più inquinante di una macchina fatta dall'uomo. Che comunque va a carburante, usa benzina, usa. Però questo non fa un discorso. Sta vendendo un prodotto ancora. Cosa sta dicendo? Che siamo più naturali della natura stessa. Inquina quanto una pecora. Inquina meno di una pecora. Cioè, considerate quanto è forte questa pubblicità della Prius, quanto è potente. Perché noi pensiamo che la natura è la natura, quindi con la sua, col suo equilibrio, con la sua ecologia. Questa pubblicità ti dice in qualche modo che questa macchina è più naturale della natura stessa, è di una forza pazzesca a livello di claim. Infatti dice la più ecologica, quindi questo è un forte claim. Poi molto bello anche Today Tomorrow Toyota. Non va a fertilizzare, no, quello sicuramente no, però non tutti lo sanno che si fertilizza con la pecorella. Molto bella idea di farle vedere da dietro entrambe, tra l'altro, geniale. Vedete la macchina, la Prius, io qua non la vedo neanche, non c'è il prodotto. C'è però un claim molto preciso, noi siamo i più ecologici, io devo comunicare quello, non devo comunicare che è bella, che è scattante, che è silenziosa, perché è molto silenziosa la Prius. Io scelgo un claim, il fatto che sia ecologica, e punto su quello. E poi molto bello Today, Tomorrow, Toyota, che rimane molto. E, ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e ci rivediamo tra un quarto d'ora. La ripetizione. Prego. Vado? Ok. Ben ritrovati a tutti, fra le risate e la serietà che prenderemo a breve. E volevo ricordarvi a tutti, giusto che sono entrate altre persone, devo abbassare la voce. E allora allontano il microfono semplicemente. Chiudo la porta. Annalisa, se gentilmente... Ah no, lo fantasma sta. Quindi volevo ricordare a tutti che comunque bisogna consegnare, per chi non verrà domani, il questionario entro oggi.
Se non avete firmato la presenza oggi pomeriggio, la dovete firmare. Sì. E poi volevo ricordare, comprendiamo quelli della diretta streaming che ci dicono se è possibile ascoltare le domande che fanno le persone dalla sala, altrimenti non riusciamo a seguire quello che poi dice Manlio. Ovviamente il discorso è che a volte ognuno dice anche solo una parola non la possiamo andare a raccogliere, perché non ho ancora le ali e ho difficoltà nell'agilità, diciamo. Però la domanda cercheremo di prenderla, quindi insomma, scusateci se poi ci sono troppi interventi e non riusciamo a prendere tutte le domande. Grazie e riprendiamo. Ok, chi è che non ci sarà domani? Questa è la minaccia. Domani, tutti quanti ci siete? Ah, Gino, tu non ci sei. Voi qua ci siete? Ok, perfetto. Ragazzi, ci sono? Ci siamo. Ok, perfetto. Era giusto per... così no, smettevo di parlare con le persone che non vengono più domani, che sarebbe inutile. Allora, avete... Quando dovete parlare dei vostri claim, l'abbiamo visto, tecnicamente ci sono quattro tipologie che potete utilizzare, quattro tipologie di caratteristiche che potete mettere in evidenza, non ce ne sono altre, non ce ne sono molte possibilità. Quindi immaginate che una di queste quattro è quella su cui puntare. Questo vale per tutto, da quando presentate una sceneggiatura a quando presentate un prodotto, vendete qualcosa. Quattro claim, vediamo quali sono le tipologie. Uno, il prodotto originale, cioè qualcosa che soltanto voi fate. Allora, Coca-Cola, Levi's, per esempio, all'epoca ormai i jeans li fanno tutti, però anche se i jeans li fanno tutti e le bevande tipo Coca-Cola le fanno in molti, Coca-Cola è Coca-Cola, Levi's è Levi's, non ci sono altri, gli altri sono epigoni fondamentalmente. Allora, voi tra la Cicciocola e la Coca-Cola cosa scegliete? Perché non scegliete la Cicciocola? Indubbiamente Cicciocola. Perché non la Cicciocola? Perché è un'imitazione. Ecco, un'imitazione. A livello di Old Brain, perché noi vogliamo l'originale e non la copia? Secondo voi, sicurezza. Riflettete. Sicurezza. Sicurezza. In che senso Corrado ha detto sicurezza? Perché non è un'imitazione, quindi siamo sicuri dello standard 100% di qualità. Sì, però bisogna andare un po' più in profondità a livello di Old Brain. Dario. Aspirazione, noi tendiamo sempre al meglio, al massimo. L'Old Brain tende a quello secondo te? Al massimo? Perché è familiare. Okay, è esperienza di... Brava, brava, concreto. È concreto, è familiare, abbiamo esperienza di ciò che abbiamo. Sappiamo quello a cui andiamo incontro, no? E poi noi pensiamo che se... Vai, di Gianni, poi... No, vabbè, è la stessa cosa, non è la stessa in realtà. Mm-hmm. Ok. Abbiamo fiducia nel brand. È qualcosa che hanno inventato, quindi noi diamo per presupposto che hanno una maggiore esperienza, che è stato fatto meglio, e noi stessi abbiamo un'esperienza di quel prodotto. E quindi tra la Cicciocola e la Coca-Cola io sceglierò quasi sempre la seconda. Se avete qualcosa di originale, puntate su quello, qualcosa che soltanto voi fate. Non è facile, perché ormai di questi tempi è complicato trovare qualcosa che soltanto voi avete fatto, voi siete stati i primi a fare. Però se lo avete, puntate su quello. Infatti vedete questa pubblicità molto bella degli anni 80 della Coca, it's a real thing Coke, è la cosa reale, la cosa vera, la cosa originale fondamentalmente. Sempre attuale, è vero, non è un claim che si perde nel tempo. Secondo tipo di claim, il numero uno, come per i truck Mercedes o Hertz, Mercedes-Benz, il truck Mercedes-Benz è ancora una volta il leader di mercato del 2004. Come diceva prima, mi ricordo il tuo nome, scusami col cappello... Ah, non me l'hai mai detto. Veronica, come ha detto prima Veronica, è parlare alla terza persona, no? Quindi l'azienda leader del mercato nel 2004. Ora, se voi non siete i numeri uno, siete perduti oppure c'è ancora possibilità per pubblicizzarvi? Secondo voi? C'è ancora possibilità. Ma lo dite perché siete persone tenere e buone oppure perché pensate davvero che ci sia? Cosa fareste? Avete idea di qual è l'idea? Come si può andare ad ovviare alla difficoltà o all'impossibilità di essere i numeri uno? Cambiamento totale. Io dico a livello di messaggio, di comunicazione. Bisogna vedere chi è il numero uno in quel momento. E poi vai a spezzare le gambe. Cioè, vedere quali sono i suoi punti di forza e quali possono essere i miei punti di forza. Questo è molto interessante quello che ho detto, molto molto interessante. Faccio un esempio, un aneddoto storico della pubblicità mondiale, è davvero storico. Conoscete ve lo dico, l'autonoleggio Hertz, quelli giallo e nero il logo. Ok. Hertz da sempre è il numero uno
degli autonoleggi. E tant'è che ha giocato sempre la sua comunicazione sul fatto che sono i numeri uno. Al secondo posto c'è sempre stata Levi's, Avis è scritto, sì, un logo rosso. Avis ha avuto un'idea geniale, Avis si dovrebbe dire, nel corso degli anni. Ha creato questo logo, questo payoff, che è diventato storico appunto nella pubblicità, che è We Try Harder. Noi ci proviamo di più, ci proviamo più fortemente. Questo slogan ha fatto nel corso del tempo, è diventata una campagna che ha creato una vera e propria mitologia intorno a Levi's. Secondo voi che cosa significa questo We Try Hard? Perché è efficace lo di claim? Perché dà più fiducia. Sentiamo il nome? Angela. Dà fiducia a chi deve noleggiare, insomma, non ti lascia. Ti dà fiducia, ok, ma questo va bene. Andiamo sugli annori, ma bravo. Cerchiamo di andare oltre. Fa vedere un cambiamento, quindi si fa intravedere il cambiamento rispetto al numero uno. Ok, questo ci potrebbe essere. Da l'idea di una forza intrinseca, diceva Stefania, che c'è. Questo è un po' molto profondo. Sì, non viviamo sugli allori, ma cerchiamo di andare oltre, quindi sforzarci di tenere in conto. Sì, perché una posizione potrebbe essere quella che noi possiamo pensare, che la Hertz, in quanto numero uno, non faccia più innovazione, non si rinnovi fondamentalmente. Mentre invece il secondo, che cosa ci può dare di più del numero uno, il secondo? Secondo voi? Maggior impegno? Più servizi, bravissimo. Infatti Levi's dà molti più servizi rispetto alla Hertz, chi la prende lo sa. Poi cosa potrebbe darci ancora di più? Un'altra cosa importante. Di chi noleggia il pain, di chi noleggia una macchina. Una garanzie. Delle garanzie, dicevi tu. In che senso? A livello assicurativo, a livello. Giusto? A livello assicurativo, a livello di garanzie di questo tipo. Diceva Stefania una cosa molto giusta, ci coccola di più. Uno dei problemi di chi noleggia un'auto, molto probabilmente, è quello di sentirsi un po' in balia di questa macchina che ha comprato, no? Sperduto. E che succede se la macchina mi si ferma nel mezzo del cammin di nostra vita? Poi non so se sta Dante. E io so che se sto con l'Avis, probabilmente c'è un rapporto più umano con loro. E allora io scelgo l'Avis in questo senso. Questo è un modo intelligentissimo di fare claim, pur se io non ho la forza del numero uno. Quindi pensateci anche voi a questo. Pensate a questo elemento che diventa fondamentale nel momento in cui io devo pubblicizzarmi. Terzo tipo di claim è questo, è l'autentico, il genuino. Quindi la vodka russa, le automobili tedesche, altro, formaggio svizzero, il parmigiano. Ricola, che è svizzera, la caramella Ricola, ok. La Ferrari che è italiana. Il cioccolato svizzero. Quante cose fanno in Svizzera? A volte uno sembra. La Svizzera sembra inutile, invece l'orologio, cioccolata, formaggio. Vedete, quindi rivalutiamo la Svizzera, per favore. Ci sono amici della Svizzera, noi siamo con voi, perché fate tante cose molto belle. Quindi ben cioccolato, orologio a cucù pure, non avevamo detto. Ok, quindi secondo voi. Per esempio, il concetto di Made in Italy rientra in questo claim? Sì, sì. O il prodotto artigianale? Sì. Ha tutto a che fare con l'originalità, la genuinità. Secondo voi l'old brand perché è importante? Perché l'old brand si aggancia a questa idea dell'originale, del genuino, dell'autentico? Garantisce la sicurezza. Sicurezza? Familiare sempre, concretezza. La stabilità. Tutte cose che fanno molto bene l'old brand, che non vive di vaghezza, ma vive di concretezza. Ok, perfetto. Quest'altro è la scelta raccomandata. Questa è un'altra possibilità che voi avete per fare il vostro claim, e cioè il dentifricio raccomandato dai dentisti. Secondo voi è efficace o meno questo claim? Pensateci. Ma può essere efficace. Può essere efficace. Ok, come diceva giustamente Domenico, se me lo garantisce un professionista del settore, molto probabilmente io sarò portato a credergli. Guardate questa pubblicità, ditemi se secondo voi è efficace o meno in questo senso. La pelle liscia, il primo epilatore raccomandato dai dermatologi. Sì, no, perché sì.
perché è inflazionata come pubblicità, è stata sfruttata decisamente troppo negli ultimi anni. Okay, quindi tu pensi che in questo senso non, l'old brain pensa sia okay, così è troppo comune, okay, non c'è lo shock. Non dice quali dermatologi, cioè di solito c'è una, l'associazione italiana del, ecco, mi, troppo vago. Troppo vago, questo è giustissimo, troppo vago, non c'è quella, quella concretezza. Ancora, secondo me c'è ancora un problema serio in questa pubblicità, sempre a livello di claim. Pensate, forse gli uomini lo vivono un po' meno il problema dell'epilazione, le donne dovrebbero. Non c'è un testimone che garantisce. Veramente c'è, perché quella lì è Lola Pons, famosissima Lola Pons, lì sì, è bella la bestia. Però diciamo che. Nell'immagine sembra che si stia spellando. L'immagine è bruttissima. Non ci ho fatto caso, non ho neanche, neanche fermato l'immagine, in effetti sì. Però io ero su quello raccomandato dei dermatologi. Che mi, voi che vi depilate, ce la fa, sì. Sì, ogni tanto. Questo raccomandato dei dermatologi vi convince, vi aiuta a scegliere questo prodotto? No, Miriam, perché no? No, non se la sente, non parla male mai dei dermatologi. È una scelta proprio di vita. Istintivamente fa pensare alla possibilità di avere un problema e quindi non ne prendo distanza. Sì, ecco, brava, Nunzio, ho detto la battuta, ma invece è vero. Se fosse raccomandato dagli estetisti, molto probabilmente sarebbe meglio, o no? Sì, perché la frustrazione legata all'epilazione non è che mi si fanno le gambe rosse o puntini, relativamente. Basta che siano belle quelle gambe, basta che non siano al tatto come... sì, un romantico, abbiamo qui l'ultimo dei romantici, come una gallina spennata, ha detto, lo dico anche per chi a casa non si è abbastanza indignato, quindi in effetti la frustrazione legata, il pain legato all'epilazione è di tipo estetico, non di tipo medico. Però qual è il pain legato al prodotto? Dimmelo tu. Cosa può provocare? Può provocare problemi di peli incarniti, può rovinare la pelle. E quindi il pain del prodotto, secondo me, è quello. Io mi affiderei più a un dermatologo che mi viene a dire: vuoi usare il Silk Peel? Va bene, usa questo perché te lo raccomando. Perché tra tutti gli epilatori elettrici, questo è il migliore. Ci sta questo punto. Effettivamente tu mi hai aiutato a capire anche una cosa che io semmai non avevo considerato. E quindi ci sta. Però vedi, questo arriva ad un livello ulteriore. Tu che sei una persona che ha una grande capacità di razionalizzazione, già l'ho visto in queste ore, siamo stati insieme, una grande capacità di razionalizzazione, e sei una celebrale di tipologia, come, diciamo, come prima tipologia tua, logicamente tendi a guardare le cose con molta attenzione e con molta profondità. Però se tu pensi a livello di old brain, tutti quanti qui, tutte le la maggior parte delle persone, l'ha vissuta come respingente questa pubblicità. La raccomandazione dei dermatologi non ha creato molta simpatia e sicurezza. Quindi capisci, a livello di neuromarketing, questa pubblicità è troppo raffinata, è troppo, va ad un livello che non è quello di decisionale, ma quello sì, razionale fondamentalmente. Ti è chiaro più o meno il passaggio? Credo che sia un prodotto che non si acquista istintivamente. Ma molti prodotti, molti prodotti non si acquistano istintivamente, molti no. Io parlo del messaggio, se ti aggancia o meno. Io ho detto all'inizio, questi messaggi non sono messaggi che ti fanno comprare il prodotto, ma che ti agganciano, ti creano connessione con il prodotto. Ok? Mirella, capito? Personalmente trovo che l'unica cosa che mi aggancia è proprio il raccomandato dai dermatologi. No, ma ci sta, che mi riguarda. Ma ci sta perfettamente, così come può agganciare lei, per esempio. Come ho detto, ognuno ha la propria frustrazione. No, ognuno ha il proprio pain in generale. Quindi a te aggancia quello, va benissimo. Tant'è che lo usano. Se lo usano, un motivo ci sarà. Stefania, no? E comunque invece sempre un fatto di marchio, quindi il discorso prima della Coca-Cola, okay. Il Silk Peel è stato, diciamo, il primo, per cui ti dà sicurezza, se io, ti dà sicurezza. Che ne ho uno di 5 anni fa, faccio per dire, lo ricompro, ma non certo perché, cioè solo perché so che è uscito l'ultimo modello
e quindi lo ricomprerei per quello, ma nient'altro. Cioè, okay. Che poi ci sia scritto da chi è raccomandato. Sì, ti fa influenzare più dal claim riguardo all'originalità, diciamo. Ci sta questo. Io vi ho raccontato quali sono le quattro tipologie. Per me questa delle quattro tipologie di claim è quella meno efficace, se devo essere sincero. Però può essere utilizzata in qualche modo. Questa è una società che io metto sempre perché vorrei che voi me la spiegaste, perché io sono ancora alla ricerca di... Sono la ricerca di colui che ha creato questa pubblicità per fargli del male fisico, quindi se c'è qualcuno a casa che conosce chi ha fatto la pubblicità me lo faccia sapere. Che cos'è questa pubblicità? È la vazza all'inizio e soprattutto alla fine. Di che parla questa pubblicità? C'è una ragazza che emerge da questo liquido scuro, che dovrebbe essere caffè, con una cresta di cucchiaini, è un... E questo è una pubblicità che, ve la ricordate, l'avete vista qualche volta, no? Tutte le stazioni, aeroporti, cose varie. Cos'è secondo voi? Qual è il senso di questa pubblicità? Si vince un premio anche chi... Non altro in testa che il caffè. È efficace come pain claim? No. Qual è il pain di chi prende del caffè a una stazione, in una macchinetta? Qual è il pain? Il fatto magari di svegliarsi. Quello è il bisogno. Però. Sembra che stai rilassando. È bello che tu stai in treno, prendi questo e perdi pure la stazione quando devi andare. Però tipo quando uno alza la cresta significa che non fai niente, è motivato. Brava Veronica, vedo che stai andando proprio per altre, beh, proprio la stanchezza crea queste cose. No, ma brava Veronica, devi ragionare sulle cose. Mi sa che dovrebbe... Vai Francesco, vai. Affrontare, cioè dovrebbero essere 24. Oddio, Francesco, forse è sotto enigma. Dopo ti rimane il Sacro Graal e il come Bernadette, come si chiama? Comunque secondo me rappresenta, se sono 24, il caffè che si può prendere in tutto il giorno e non ti crea disturbo. Francesco sei un genio, però anche se sei un genio continuo a pensare che la chiave di lettura che, allora Lord Brain in tutto questo si è suicidato con una pera di eroina, veramente te lo dico subito perché non ce la fa proprio a... Non c'è proprio la, cioè, non c'è l'idea che possa mai immaginare una cosa del genere. La pubblicità è anticonformista, cioè la pubblicità che non ha nessun senso. Potremmo mettere qualsiasi cosa lì sopra, andrà bene. Sì, sì, anche se quella ha un senso, la forza da Potionchi. Sì. Perché effettivamente il claim, il pain di chi va a prendere un caffè alla stazione è che come posso dire, è che quel caffè non sia all'altezza, che non sia buono, non sia come quello che tu fai a casa fondamentalmente. Allora io vorrei vedere lì dentro qualcosa che invece mi dice questo, cioè che lavazza nel senso buono che io prendo a casa, e non c'è questo. C'è una donna che esce da una melma con dei cucchiaini, con 24 cucchiaini in testa. D'ora in poi c'è anche un servizio di cucchiaini. Ora vediamo diverse pubblicità che comparo riguardo allo stesso prodotto. Andiamo con la pubblicità dei primordi di Mentadent White Now. Efficace, non efficace, giusta, non giusta? Denti più bianchi subito. Vabbè, il subito ci sta, quel subito, bravo, vedi, comincia a ragionare neuromarketing, il subito ci sta. Non vogliamo aspettare che i denti diventino bianchi. Alla prima volta che li metti deve essere abbagliante. Certo, poi tu lo vai a usare e vedi che non è vero, e là ci sono un po' di problemi. Però il concetto è che è forte. Guardate quella roba sotto, scritta Mentadent and White Now, il primo è uno dentifricio che unisce immediatamente. Quello come se non ci fosse. Quello è roba da neocorteccia, da parte razionale. Cioè, perché tu vedi questa cosa qui, quelli che hanno una voglia, che hanno una maggiore razionalità, vanno anche a leggersi queste cose. Sono pochi questi sfortunati, però non legge nessuno. Sta lì perché sembra più scientifico il fatto che ci sia. Però sì, bravo, roba da committente. Ora ne vediamo un'altra, sempre sullo sbiancamento dei denti, e cerchiamo di capire se secondo voi è meglio o peggio. Colgate, acqua fresh chance. Madonna, messo la benda ai denti, che è talmente luminoso che devo. Geniale. Questo è geniale. Funziona, il claim è ben evidenziato, come ditemi cosa ne pensate. Un po'. No, tu hai riso ma non sei d'accordo. Sì, ho riso ma non sono d'accordo perché è un po' grottesca questa cosa del, poi di, sì, mentre si dorme, da un senso di soffocamento. No, so, non so, non so,
gente che muore di problema alitosi con quella cosa lì, quindi in effetti ci potrebbe essere anche quello, alitosi luminescente, diciamo così, che è un problema di cui molti soffrono, che emanano. Questa pubblicità che vedete ha creato riso, ha creato anche, è una pubblicità che però incuriosisce sicuramente, no? Che non ti lascia indifferente, però probabilmente quello che avete detto voi può essere un problema, quindi è molto raffinata da un punto di vista grafico, però a livello di claim è più debole rispetto a quella di prima, che è molto più grezza e molto più rozza. Sarebbe stata più efficace se l'uno avesse avuto i denti smaglianti e l'altra invece con la mascherina. Chissà, veramente, cosa sarebbe... Potrebbe essere interessante, infatti, questo, sì, questo potrebbe essere interessante. Messo l'altro col libro vicino. Che legge. Sì, beh, state dando tutti pubblicitari, no? Mi fa molto piacere. Questo è il liscio di Nivea. Il liscio non è mai stato così facile. Senza piastra, la bellezza e stile Nivea. Funziona, ecco la faccia, la volevo. Quella faccia, ogni volta che faccio un corso, c'è sempre una ragazza che quando esce sopra già fa. Anzi, voglio farvi dire bene a casa, la faccia è questa. L'ha fatta lei. Perché hai fatto quella faccia? Tu che tra l'altro ti stavi toccando i capelli con molta vivacità prima, quindi lei capisci di capelli. Vai, vai, di. Non è efficace sicuramente. No, brava, quindi sappiatelo a casa. Ora arrivo tanti quelle denunce in questi giorni che non le puoi immaginare. Cos'è che non funziona di neuromarketing? Al di là che tu l'hai provato e fa pena. Non si hanno, dillo Liliano, dillo. Non si hanno capelli così senza passare il piastro o funo, cioè è una cosa irreale. Quindi tu percepisci la distanza, perfetto, e questo è giusto. Quindi ti scontri con un'esperienza, con una concretezza che dice che non, senza piastra non puoi arrivare a quei capelli. Non è concreto. Io vedo anche in tante informazioni scritte, cioè troppe cose. Troppe cose che distraggono. Andiamo anche tecnicamente. Il liscio non è mai stato così facile, è giusto l'ero di Old Brain, no, sì o no? Il nonno non va bene. Cos'è? Ma queste cose ricordatele, non stiamo facendo teoria oggi, queste cose qui dovete ricordarle quando andrete a comunicare, quando andrete a scrivere, anche quando fate un tema in classe. A volte il modo in cui scrivete delle semplici cose non è tanto il soggetto di quello che scrivete. Io ricordo che a scuola prendevo dei voti altissimi scrivendo cavolate esagerate, però le scrivevo bene quel nulla. Quindi talvolta la forma ti aiuta moltissimo a ragionare. Ma cos'è che non va bene neanche il liscio? Non è mai stato così facile. Cosa abbiamo visto che manca del neuromarketing? La concretezza. Sì, quella c'è e non c'è. Sì, perché c'è il mai che in qualche modo. Avrei messo tipo liscio, punto interrogativo, fatto. È più immediato, sì, manca immediatezza. Manca riferimento al soggetto. Parla del prodotto qui. Il liscio non è mai stato così facile, è vago, parla di questo prodotto. Non dice a te cosa ti fa questo. Non sta parlando a te, anche la modella, guardate, una modella che non vi guarda, che guarda da un'altra parte, distante, fredda, non c'è immedesimazione con lei, nessuno si sente questa ragazza, a meno che non è quella ragazza stessa. Quindi questa pubblicità è sbagliata in un testo di neuromarketing. Vediamo un'altra invece, in cui si parla di antifrizz dei capelli, vedete quanto è intelligente questa. Eh beh, davanti a Marge Simpson c'è poco da dire, comunque. Questa come vi sembra? Efficacissima. Questa è efficacissima. Guardate, là abbiamo una persona vera, concreta, una modella. Qui abbiamo un personaggio d'animazione e ci sembra più efficace, più vera questa che quell'altra. Cosa c'è di forte in questa pubblicità? Analizziamola per bene perché è una grande pubblicità questa. Il fatto che non c'è. Cambiamento, funziona. Lo vedi il cambiamento, ok. Il contrasto, le due espressioni, bravissime. È come se lì è perplessa, lì è... Sta godendo, brava, è un'estasi. La pura impatto visivo, non ci sono parole. Guardi e capisci immediatamente quello che crea. Guardate, ci sono anche dei sottotesti in questa pubblicità. Vedete bene l'immagine di lei prima e dopo. Come? Quale immagine? Il sottotesto, sì. Lo andresti a leggere per forza? Sì, probabilmente lo leggi anche, ma quello che rimane molto forte.
lo leggi perché sei intrigato dal capire che cosa è successo a Marge praticamente. Ma guardate una cosa interessante, non so se ci fate caso, di solito i maschi ci fanno caso, ma sembra che il suo décolleté è anche più profondo, più grosso. Io stavo dicendo, vedete, Michele, Cinzo, degli uomini comunque, sono animali, bisogna capirlo. Homer avrebbe gradito. C'è un sottotesto molto forte in questa pubblicità, no? È come se questo, non è da risalto, non è soltanto il fatto che questo capello non è più crespo, ma è liscio, ma è tutta la persona che è più bella, l'espressione più rilassata, più morbida. Ecco. Mentre invece in quella di prima la donna non ci sembrava più rilassata, più ci sembra fredda, lontana. Ma anche un sorriso forzato. Sì, quasi, quasi neanche un sorriso, è proprio sta lì perché ce l'hanno messa, diciamo così. Le rughe, un problema che voi giovani, diciamo così, affronterete più in là. Come vi sembra questa della Sephora? Non attraente. Non immediata. Non immediata. Cosa c'è di sbagliato ancora in questa pubblicità? La diagonalità della... La striscia. Tu sei contro le strisce, diciamo in generale. Troppe cose scritte, ok. Perfetto. È molto personale. Cioè, non c'è l'essere umano fondamentalmente. Non si vede neanche bene il prodotto, cioè, non si riesce neanche. Sì, sembra uno stucco per colla, cose del genere. Non dà di niente. Eppure questo è Sephora, non è una cosa da nulla. Però la è molto sbagliata. E c'è un errore gravissimo di neuromarketing, un vero e proprio cancro della comunicazione, che è quell'asterisco a fianco a immediato. L'asterisco significa immediatamente fregatura. Immediatamente, cioè apertivi di un asterisco, già sai cosa c'è sotto o dietro, diciamo. È così. È un po' come alcuni anni fa la Clio, non so se ricordate, creò questa pubblicità molto intelligente, in cui si vedeva questa macchina con un asterisco che la sormontava, fino a che poi sbatte contro un ponte e l'asterisco scompare. E dice, la macchina senza asterisco. Ed è intelligentissimo, come a dire, tutto quello che noi vi stiamo dicendo è vero. Non ci sono clausole da leggere, non ci sono... È un po' come quando tu vedi, vai, per esempio, una cosa che io detesto, quando vado in pizzeria e trovo tra la pizza quattro formaggi, poi asterisco vicino, già mi insospettisco molto. Poi vado giù solo nella stagione, quelle cose, già mi incazzo come una bestia. Non la mettere quella pizza, non ci devi mettere l'asterisco, perché l'asterisco mi indispone l'old brain, che sa che dietro ci sta una fregatura. Ok? Quindi attenzione agli asterischi, come li mettete. Vediamo un attimo sulle le rughe. È un prodotto maledettamente difficile da comunicare. Maledettamente. Perché è difficile? Perché secondo voi? Perché è bello da vedere. Brava, è difficile da rappresentare. Quando vedi una persona, anche in un manifesto rugoso, ti dà subito un'immediata repulsione, no? È immediato. Allora vediamo come ha risolto questa campagna pubblicitaria molto molto raffinata. Di Adermine. Guardate la raffinatezza di questa pubblicità. È un prodotto tra l'altro di alta fascia, logicamente, si capisce. Come, secondo voi, a livello di old brain, dov'è l'intelligenza di questa pubblicità? Anche quella è pelle. Bravo, è pelle? E quindi c'è l'associazione metaforica. Sì, non ti dà l'impatto di repulsivo, perfetto. Il contrasto, molto forte, molto evidente. E tu vedi un risultato immediato. La goccia che sta scendendo che ti appiccia la lana. Benissimo. Questa pubblicità è di un'efficacia pazzesca. Perché tu vedi, hai una sorta di prova immediata del prodotto. Quindi il claim è già dentro come posso dire? Il claim ha dentro già quello che vedremo domani, cioè il gain, la prova che quello che sto dicendo è vero. Un'altra particolarità di questa pubblicità a livello grafico. Che cosa vi dà l'impressione questa borsa? Guardatela bene, quello no, sì. È antropomorfizzata, cioè brava, è antropomorfizzata, un termine molto bello, per chi non sa cosa significa antropomorfizzato, ha la faccia di un uomo, cioè resa umana, diciamo così. E quindi sembra una faccia, quindi parla della faccia umana senza farla vedere. C'è un modo attraverso cui i pubblicitari arrivano a questi tipi di pubblicità, c'è una tecnica, che si chiama anche la tecnica della raggira o delle mappe mentali, che è una cosa molto molto efficace. Si usa anche molto in sceneggiatura, si usa molto quando scrivi in generale. Per arrivare a un livello metaforico, perché questa è una metafora, no? Voi sapete cosa è una metafora? Sì. Meno male, perché spiegarla era complicatissimo, quindi sono contento che ve lo sappiate. Si mette in un grande foglio, di solito i pubblicitari utilizzano questi grandi fogli, in cui metti una parola dentro, al centro di questo,
lavagna, non posso farvi vedere, ma metti una parola, che ne so, boh, pelle. E tutte le persone creative che sono intorno a questo tavolo dicono la prima parola che viene in mente con pelle. Quindi che ne so, pelle, dite. Borsa. Bravo. Borsa, nera, liscia, e così via. Queste parole vanno tutte a mettersi lì e creano il primo livello di metafora. Ora, scegliendo un'altra, che ne so, borsa tra queste qui, io dico borsa e voi dovete immaginare cosa è associata alla parola borsa. In questo modo cosa succede? Che si arriva ai livelli più alti di metafora in cui siamo sempre legati alla parola pelle, ma con una parola che in qualche modo si allontana per gradi. Vi è chiaro il concetto? Funziona moltissimo in pubblicità, quando devi fare dei titoli per un giornale, in scrittura, in tantissimi campi della creatività. Il concetto della mappa mentale è strautilizzato. Poi, se volete, dopo sto qua ve lo faccio vedere anche un po' meglio. Una curiosità, ma è una sorta di brainstorming? Sì, il brainstorming, lui chiede se è una sorta di brainstorming. Il brainstorming è un... utilizza questo strumento tra i vari strumenti. Il brainstorming è il ragionamento collettivo riguardo ad un qualsiasi oggetto del pensiero. Questo è uno degli strumenti che si utilizza nel brainstorming, non sono la stessa cosa. Ti è chiaro la... Ok, allora, vi è chiaro cos'è il pain, vi è chiaro cos'è il claim? Allora, se doveste dire cos'è il claim, cos'è per voi il claim? Il pain non vi va capito della frustrazione, ma il claim che cos'è? Un messaggio. Soddisfacimento, ok. Messaggio, la soluzione. Più o meno, la soluzione. La soluzione a quella frustrazione. Al problema. Avete quattro tipi di tipologie per risolvere quel problema, per convincere l'old brain, abbiamo visto quali sono le quattro tipologie, e questo è il claim. Il pain, abbiamo visto, la frustrazione. Ora c'è una cosa fondamentale che in un messaggio non può mancare, in una comunicazione. Il gain, e cioè provare che quello che avete detto è vero. Qui si entra un po' nel campo dell'etica fondamentalmente, cioè che quello che avete detto deve avere una prova che in qualche modo non tradisce il consumatore o non tradisce la persona con cui avete a che fare. Praticamente voi avete un grandissimo prodotto, avete una bellissima attività, una bellissima libreria, avete una grande sceneggiatura, avete scritto, se scrivete una sceneggiatura. Allora, questo prodotto che avete, questa soluzione che avete, questa idea che avete, offre sicuramente più benefici che costi. Però allora vi chiedete, io direi, voi dovreste dire, se ho un prodotto del genere, questo deve sfondare per forza, deve andare, cioè non ci sono santi che non faranno sì che questo prodotto vinca. Eppure non è così. Eppure, nonostante voi abbiate tutti i benefici del mondo, non riuscite ad andare ad arrivare nel mercato. Parlavo prima con Domenico di diversi tipi di strumenti energetici, diciamo così, e lui dice ha un prodotto che è molto meglio di altri che vengono utilizzati, eppure in generale si utilizza quell'altro tipo di prodotto. Perché? Il valore non viene percepito, e talvolta il problema, sapete dov'è? Il problema è che non viene dimostrato che quel prodotto o quell'idea o quel servizio è meglio di un altro. Semplicemente quello, è un problema di gain, semplicemente. Perché l'old brain è scettico di fondo. L'old brain tende a preferire dove va la massa piuttosto che qualcosa che è nuovo, qualcosa che non ha capito ancora bene come funziona. Allora è il nostro obbligo spiegare, fondamentalmente. Hai detto una cosa giustissima, perché in qualche modo Van Damme diventa la concretizzazione umana del prodotto che sta andando a vendere, nel senso che ha la forza e la potenza che ha Van Damme, muscoloso, forte, violento, cosa del genere, e quindi il track è potente, ma allo stesso tempo è controllabile, è malleabile, è armonioso. Nonostante l'essere sicuramente lavorato al computer, quindi artefatto, eccetera, il messaggio che mi arriva è il messaggio di credibilità, è credibile, nonostante tutto è credibile, conserva quello, io porto a casa quello. È verissimo, non è vera ma è credibile, ecco, quella potrebbe essere la separazione, e ti aggancio maledettamente. Allora, un'altra cosa fondamentale, un altro errore che si fa molto spesso quando si comunica, è che quando noi comunichiamo tendiamo a dare prima la botta e poi far capire quanto è buono quello che stiamo per vendere o stiamo per comunicare. Invece è fondamentale a livello psicologico che noi creiamo prima i benefici e poi il costo. Vi faccio un esempio. Io vi devo vendere questo MacBook. Non lo vedo,
Ora non lo venderò, no, infatti. Se la posso fare. Scusate un attimo. Vabbè, tornerà comunque. Dai una porta allo sport. No, vabbè, è arrivato, è arrivato. Ok, è arrivato, è arrivato. Se io devo vendervi questo computer, che costa di base fondamentalmente il doppio di un PC, come faccio a venderlo, visto il costo fortissimo che ha? Diventate un attimo venditori, come lo fareste a vendere? La qualità... Per esempio, sentiamo. Vabbè, saltando le sue qualità, magari dicendo che questo, magari, non so, sì, è più veloce di quello, è... Ok, e saltando le qualità. E poi per il prezzo come ti comportereste? Ok, secondo voi a livello di Old Brain perché funziona un discorso del genere? Nel senso fare in questo modo, ok, questo è un Mac, è un computer che non prende virus, che è molto più veloce degli altri computer, è molto più leggero, ha molta più capacità di storaggio. Sì, effettivamente sì, però costa 1700 euro per dire. Allora in che modo l'Old Brain viene agganciato comunque nonostante il prezzo molto più alto? Perché? Il marchio certo aiuta molto. E proprio perché costa così tanto, l'Old Brain è attratto. Perfetto. Quindi in qualche modo c'è individui un pain che molte volte è legato ai computer, come può essere i virus, come può essere una cosa del genere. Dopodiché il costo che io devo sopportare per una cosa del genere mi diventa sopportabile. Perché è talmente forte la soluzione al mio problema che diventa sopportabile il costo. Se io comincio dicendo questo computer costa 1700 euro. Partiamo male, bravo. Partiamo molto male. L'Old Brain è come se mettesse un muro, è come se... Bravo, come se non avesse aggancio quello che viene dopo. E com'è possibile questo... Cioè, applicando questo concetto al caso Apple, sì, no? Non è che loro rappresentano i loro telefoni, i loro computer, con prima le caratteristiche. Cioè, come hanno fatto? Ah, fatto in questo modo, nel senso, non parlano mai del prezzo. Apple non parla mai. Se tu vedi la loro pubblicità, anche se vedevi i keynote di Steve Jobs, non si è mai parlato di prezzo. Addirittura il prezzo arriva dopo diversi mesi rispetto alla presentazione del prodotto. Infatti ci sono tanti rumors. Quando esce un prodotto nuovo dell'Apple non sai mai quanto costa, dice forse costerà 900 euro nei negozi, ma a quel punto nessuno si interessa più di quanto costa. Se ci fai caso, nessuno. Io quando esce cosa dell'Apple è l'ultima cosa che guardo quanto costa, ma che cosa mi sta dando di nuovo fondamentalmente. Quindi questo è un modo per parlare del gain di un prodotto. Non parlate mai prima dei costi, ma prima dei benefici. Questa è una legge banale anche, ma fondamentale. Che ore sono? Come siamo messi? Ah, le 5, quindi abbiamo ancora la mezz'oretta. Ok, perfetto. Ci sono come è vero ci sono tre tipi di pain, ci sono anche tre tipi di gain diversi, finanziario, strategico e personale. Quello finanziario. Vi faccio una domanda prima di farvi vedere questa pubblicità. Secondo voi sono efficaci le pubblicità degli ultimi tempi dei telefonini, dei contratti telefonici, Team, Vodafone, Wind e cose del genere? Secondo voi tre? Sì, no? Ditemi cosa ne pensate. Non ne vedo neanche. Cioè, sono confusi. No, sono confusi, non si guardano neanche. Voi cosa ne pensate? Sì, lo so, ok. Il problema di questi... Sapete il problema di queste procedure qual è? È che hanno spostato moltissimo l'attenzione sul personaggio, sulla storia. No, il Trioldo Giovanni e Giacomo piuttosto che Panariello e l'Incontrada, il Pinguino. Alla fine però tu vedi la pubblicità e non ti ricordi cosa ti ha promosso, quanto costa. Ti ricordi il Pinguino? Ti ricordi determinate cose, ma non non va a prendere il pain principale di chi fa un contratto telefonico. E qual è il pain principale? Il servizio finanziario, fondamentalmente. Cioè, quanto posso risparmiare rispetto a quello che mi offre? Guardate una vecchia pubblicità della Team e cerchiamo di capire invece come era fatta. Non abbiamo il centesimo, lo sentiamo, più volte viene ripetuto durante il corso della pubblicità e alla fine c'è il marchio ben in vista e lui dice della Team, in modo che ritorna anche la parola. Quindi in qualche modo la gain è molto evidente, molto immediato fondamentalmente, a differenza delle ultime pubblicità dove invece è tutto molto più vago.
Allora, per quanto riguarda il gain strategico, abbiamo visto che strategico significa il prendere un servizio, l'approvvigionamento di un'idea, cose del genere. Vediamo una pubblicità molto bella della Trivago. Conoscete Trivago? Sì. Bene, per fare per i viaggi e cose del genere. E guardate questa pubblicità come è realizzata. Pieno c'è. Perché? Tutto concreto. Chiedetevelo. Mette in evidenza le... Sì, però dovete rispondermi a livello di pain. Qual è il pain di chi deve organizzare un viaggio da solo a casa davanti a un computer? Su non misura. Il bisogno, il è pain. È su misura per ognuno di noi. Perfetto, ma la fatica per esempio, ecco, la fatica è... cioè, io devo partire per Barcellona. Come scusa? Di incastrare le varie informazioni richieste. Sostituisce... Nella procedura del confronto, quindi okay. fa tutto lui perché il pain principale di chi organizza un viaggio online sì, bravissima, questo è un pain fondamentale, bravissima Stefani, perché hai sempre paura della fregatura perché è online fondamentalmente, no? Dire qualcosa. Allora come te lo risolve questo pain Trivago con questa pubblicità? Te lo fa vedere immediatamente, sì, ti fa vedere proprio quello, sì, che sta facendo. Cosa cambia man mano che vai avanti nella ricerca. Perfetto. Cos'è l'altra cosa che fa questa pubblicità? Cosa ti dice anche? A livello di old brain. Il miglior prezzo, quindi anche un gain tipo finanziario. L'affidabilità ci sta, però c'è ancora un altro confronto, l'economia l'abbiamo già detto. La velocità. La semplicità, il click, il rumore del click continuo ti fa capire che non è così complicato, perché una delle cose che spaventa le persone, forse anche quelle meno abituate a navigare su internet, è che è tutto molto complicato. Infatti la gente preferisce andare in agenzia, sempre meno si va logicamente, e quindi perché in agenzia sai che c'è una persona che fa tutto per te, ti crea il percorso dall'inizio alla fine, tu hai paura che sia complicato, ok, devo vedere dove sta l'albergo, come ci devo arrivare, cosa del genere. Lui, cioè Trivago, ti fa vedere esattamente questa semplicità d'uso. E poi dice una cosa molto interessante, noi confrontiamo tutti i siti per rendere te la vita più facile. Sta parlando ancora una volta a te, persona che deve andare su Trivago. Questo è un grande esempio di gain strategico. Ve lo ripeto, tutti quanti voi che io non sto facendo, questo corso non è un corso di analisi della pubblicità, per cercare di prendere da ogni cosa che vediamo qualcosa che vi potrà servire poi dopo. Quindi cercate di memorizzare questi elementi, e il gain strategico presentato in questo modo è di grande efficacia, anche se dovete pubblicizzare uno spettacolo teatrale, anche quello, perché dovete far vedere alla gente cosa significa, lo dicevo oggi a Domenico, a volte banalmente una persona non va a vedere un film, non va a vedere uno spettacolo a teatro, perché banalmente si annoia l'idea di dover parcheggiare la macchina, banalmente. Allora se voi nel tipo di comunicazione inserite qualcosa che in qualche modo va a facilitare questo, oppure ad alleviare questa frustrazione, voi state facendo già qualcosa. Come scusa? Piuttosto che un altro, sì. Anche dal titolo, no, quello è il primo in assoluto, logicamente. Io dico come per facilitare la scelta. Poi è normale, se vuoi vedere American Sniper, vai a vedere quello piuttosto che Natale all'altra parte. Ora vi faccio una pubblicità bellissima, che io trovo veramente straordinaria, di una catena che si chiama John Lewis, che è straordinaria, inglese, che è un grande centro commerciale, no, dovete immaginare un grande centro commerciale abbastanza raffinato e cose del genere. Il gain personale ha a che fare esattamente con il livello di frustrazione personale, con il livello di stress, con il livello anche di aggancio al prodotto da un punto di vista di marchio. Guardate John Lewis, che crea ogni Natale una pubblicità diversa, cosa ha fatto quest'anno, l'anno scorso anzi. No? Regala qualcosa a qualcuno che non potrà mai dimenticare. La pubblicità io credo straordinaria, non so cosa le pensate voi, ma io penso sia straordinaria. E ogni anno le pubblicità di John Lewis sono attese ancora più del Natale, l'ultima non so quante decine di milioni di visualizzazioni è arrivata su YouTube. Perché è efficace una pubblicità del genere? Vedete, non vedete qui in questa pubblicità, non c'è assolutamente John Lewis, non vedete neanche il palazzone a Londra o a Manchester dove vendono le cose, non vedete nulla. Però perché funziona? Perché John Lewis è diventato John Lewis nel tempo? Secondo voi, nello di neuromarketing? Perché è andato a colpire l'emotività. Cioè, questo puoi trovare più di un regalo da noi, però sì, che farà bene e bravo, farà beneficio. Quindi, prima cosa fondamentale, abbiamo detto già oggi,
essere emotivi nella vostra comunicazione. Io non c'è cosa detesto di più delle comunicazioni piatte, anche buone cerebralmente, ma che non creano emozioni. L'emozione in tutto, anche nello scrivere un curriculum o nello scrivere una lettera di presentazione, è molto molto più importante che quello che c'è scritto dentro, molte volte. Quindi giocate molto sull'emozione, perché quel cocktail emotivo lascerà un'impronta nell'old brain. Quindi l'emozione, uno. Due, ancora. Francesco. Gioca sulla bontà dei due protagonisti, diciamo. Mm-hmm. Però non in maniera banale, cioè non so i gusti dell'orso, ma sicuramente l'avrebbe mangiato il coniglio. Probabilmente. E quindi, diciamo, si sponsorizza così, diciamo. Come... La bontà si sponsorizza. Sì, sì. Sì, in qualche modo il valore della bontà c'è anche quello, sicuramente. In qualche modo, ancora, perché noi ci sentiamo legati poi a John Lewis in questa pubblicità? Pensate a questo, perché questo ha a che fare con una delle tecniche più usate negli ultimi anni, che è lo storytelling. Nella pubblicità si usa tantissimo in quella fatta per bene, cioè raccontare le storie. Da un senso di famiglia, di protezione. Segno di famiglia, di protezione, sì. Quindi John Lewis ti senti... qual è la tua percezione di John Lewis? È come se io andassi nel salotto di casa, mi siedo sul divano e sto con gli amici a chiacchierare e a scambiare comunque opinioni. Quindi non è la percezione di un meccanismo che ti inghiotta. Donatella. Allora, scusa un attimo, altrimenti da casa. Dicevo, quasi tutto quello che oggi si vende, sì, deve procurare un'emozione, deve essere esperienziale, deve creare un feeling. E naturalmente quello poi sarà il ritorno, anche dal prodotto più semplice a finire alla combinazione di servizi, insomma, di tutto quello che possiamo vendere. Giustissimo, l'esperienza è perfetta. Fa vedere il benessere. Qual è il pendi che deve fare un regalo a Natale? Pensate a questo, o l'avete... Tutti quanti avete vissuto questa esperienza tragica di andare a fare un regalo a Natale. Essere attento a tutte le esigenze di tutti. Perfetto, trovi qualsiasi cosa per chiunque, anche una sveglia per l'orso. Chi è che ha il Veronica? Sì, per me era... Io ho visto il messaggio, non perdere tempo, vieni da noi, soddisfiamo i tuoi bisogni. C'è anche questo assolutamente, trovi di tutto. Quindi non hai bisogno di andare tante parti, lì lo trovi. Okay. Poi sì, per me era lo stesso l'umanizzazione, del messaggio, cioè non è la ricerca del regalo, quello che si diceva prima, quello meno caro per sbrigarlo, infatti, fare in fretta, no. È proprio il contatto con un chilo di delle persone, quindi benissimo. Il vero significato John Lewis del gioca regalo su quello. E del Natale. Benissimo, John Lewis gioca su quello da anni, con grande successo tra l'altro. La sensazione di calore e sorpresa. Perfetto. Tutti gli elementi che ci sono e che hanno a che fare, vedete, io l'ho messo questo tra il gain personale, non gain finanziario strategico. Non è che io arrivo lì e c'è anche il concetto di velocità, nel senso che trovo tutto quello che devo trovare, come diceva Veronica, ma più che altro c'è questo concetto di personalizzazione. No? Le persone sono più importanti di un oggetto, quindi è più importante che ti sta vicino, non il regalo. È vero, anche questo elemento qui è molto forte. Da solo, tanti regali inviati, non è la stessa cosa che passarla con la famiglia accanto, anche senza regali. Quindi loro tornano un po' indietro. Assolutamente sì. Tornano indietro nel senso proprio di ritorno alla persona, all'umanismo. Niente di più, penso che vada a colpire anche quel tipo di persone che magari non vanno a fare un regalo soltanto perché devono. Sì, sì, sì. E quindi è interessante perché colpisce più persone. Ecco. Questo è un tipo di pubblicità che prende praticamente tutto. No? Non se ne esce impressionati da questa pubblicità in qualche modo, fondamentalmente. Quindi riprende l'infanzia dai bambini. L'ultimo ve lo consiglio davvero di andare a vedere, cercatelo su YouTube, John Lewis Christmas 2014, su un bambino e un pinguino, favoloso, veramente favoloso. Sempre per il concetto dell'umanizzazione, del cercare il giusto regalo, perché uno dei pain fondamentali che noi abbiamo quando facciamo un regalo a Natale è quello che questo regalo si mescoli a tutti quanti gli altri, che non sia personalizzato, che non sia giusto. No, è una delle più grandi angosce, che noi compriamo qualcosa che poi, almeno per la persona che ci teniamo, poi quella che dobbiamo fare il regalo per farlo, ce ne importa più di tanto. Quindi va a prendere questo punto qui. John Lewis. Questa è l'ultima cosa che facciamo oggi, poi andiamo. Cioè, ci sono quattro modi, solamente quattro modi per dimostrare il gain.
la storia di un cliente o la testimonianza, i dati, una dimostrazione e la visione. Ora vediamo un attimo cosa sono uno per uno e poi mi dite secondo voi qual è la più efficace. Allora, la storia di un cliente è quello di sfruttare quello che hanno detto gli altri. Per esempio, Nunzia dice a Libera: oh, ma vai alla libreria di Michele perché lì trattano bene, i libri sono buoni e c'è un'atmosfera familiare. Quindi in qualche modo Nunzia diventa il testimonial di Michele. Questa è la storia di un cliente. È quella che trovate in alcuni siti dove si dice dicono di noi, oppure gli altri clienti sono stati con loro e tutto il resto. Il passaparola anche, perfetto. Questa è la storia di un cliente. Come? No, le recensioni. Le recensioni, brava. TripAdvisor, per esempio, no? Per dirne uno, si basa molto su questo concetto della storia di un cliente, cioè cosa hanno detto gli altri di me. Poi c'è la dimostrazione. Non so se vi capita mai di andare tipo ai mercatini di Natale, anche quando vedete queste persone con quei oggetti meravigliosi che tagliano le patate, le sbucciano, le pelano, e alla fine c'è una cosa bellissima. Loro ci riescono, tu lo compri, vai a casa e dopo 7 secondi ti sei tagliato metà braccio e la carota sta ancora lì impelata. Però diciamo che la demo ti ha convinto. La demo è quella, è quello che vi dicevo del folletto: arriva questo a casa, vi butta i peli in casa e ve li toglie. Questa è una dimostrazione. Il keynote di Steve Jobs è una demo anche. I dati, cioè io do dei numeri, qualcosa che in qualche modo dimostrano che quello che ti sto per vendere, diciamo così, quello che sta funzionando, di quello che ti sto proponendo, funziona, con dei numeri. E la visione, e cioè io ti faccio capire che cosa significa quello che il mio prodotto ti sta portando avanti. Vi faccio un piccolo audio. Vabbè, vado un attimo indietro che questo rivoluzionerà, promette che ci sarà bellezza e funzionalità in quel prodotto, non lo dimostra, non sta facendo, lo fa vedere sì, ma non ha nessuna dimostrazione pratica, lo sta dicendo, dice: sono Steve Jobs e vi dico questo. Ora io vi chiedo, facciamo un piccolo esperimento, di capire, di dirmi, secondo voi, di queste quattro, poi vi farò vedere i dati, di questi quattro elementi che abbiamo visto fino adesso, qual è la percentuale di efficacia sulle persone, da 0 al 100%? Storia di un, no, facciamo una alla volta. Storia di un cliente, secondo voi che impatto ha da 0 a 100? 100 per te, Marilu. 50. 20 tu addirittura, 50. Chi offre di me? Tu? 40-50. Pochissima storia di un cliente. Per te molto. Ok, quindi diciamo che vale da un 20% di Valentina a un 100% di Marilu e Giovanni. Per me un buon 70%. Di uno come Cinzo. Ok, la demo, secondo voi, che percentuale di efficacia ha? 50 per te. È variabile perché dipende dalla forza della demo. Dalla forza della demo. Quindi tu che cosa dici, Mirella? Più o meno che percentuale? No, potrebbe essere... No, comunque è troppo variabile. C'è una forbice troppo ampia, dici? Sì, 50. Ok. Perché uno, diciamo, un esperto, tipo il terapeuta... Sì, sì. Sembra una cosa grossa. Ok, poi dopo vi faccio dei dati veri e propri di studi. I dati, che percentuale di efficacia? Vedere i numeri riguardo a qualcosa. 10%. Poco. Basta pure per te. Perché dite che basta i dati? Pure dovrebbe essere una cosa concreta. Perché? Non mi interessa capire. Perché sono noiosi. Sono intangibili, sono modificabili. Chi li controlla? Giusto, chi lo dice, giusto. Si possono relativizzare. Tutte opzioni e obiezioni molto interessanti. La visione. Valentì, Massimo, 100%. È alta. No, per te no, Marilu. Quindi per te è molto alta. No, per me no, perché non è immediata. Non è immediata, per l'old brain. Per te è molto su. Voi cosa pensate, ragazze, qui? Molto anche per te. Vediamo le percentuali, le sorprese. Queste sono le percentuali di efficacia, secondo gli studi. La storia di un cliente addirittura 80%, qualcuno ha detto 100%, tra cui Marilu per esempio, o Cienzo. La storia di un cliente ha una forza pazzesca. Se Nunzia dice a Libera che la libreria di Michele è un'ottima libreria, Nunzia non ha nessun
difficilmente non crede a Nunzia, perché è una persona appunto che conosce, che è un pari. Così come su TripAdvisor io tendo a credere alle percentuali di affidabilità di un prodotto. Come, scusa? Sì, sì, lo so, senti. Sì, proprio per questo, perché è ingannevole fondamentalmente. Sì. Però se io per esempio ti vengo a dire, vai a vedere tu vieni e mi dici, vai a vedere American Sniper che è molto bello, io, la tua pubblicità vale molto di più di un trailer che vedo in televisione. Fidati di questo, specialmente se io mi fido di te. Sì, certo, insomma, la storia di cliente non è tanto una cosa, devi essere... Ti faccio un esempio, noi invitiamo, voi conoscete forse il Festival dei Giffoni, noi da diversi anni abbiamo grandi ospiti, abbiamo avuto Richard Gere, Meryl Streep, Robert De Niro, Nicolas Cage, abbiamo avuto Will Smith, tantissimi, veramente tantissimi. Io mi occupo di questo, tra l'altro a Giffoni mi occupo di invitare gli ospiti e poi di gestirli. Una delle tecniche che utilizzo di più è proprio la storia di un cliente. Quando io mando l'invito a Richard Gere, gli dico nella mail... non vi dico proprio le parole parola per parola, logicamente, però vi faccio capire che prima di lui sono arrivati Oliver Stone, Meryl Streep, Robert De Niro. Questo dà affidabilità, no? Dei suoi pari. Gli sto dicendo che la nostra storia è difficile se tu organizzi il primo anno un festival, invitare Richard Gere. Molto complicato, se non avete i miliardi con la pala di dollari per darglieli, per far sì che lui possa venire a pagamento. Noi non paghiamo nessuno, tra l'altro, a Giffoni, non paghiamo il cachet per far venire un ospite a Giffoni. Quindi la storia di un cliente l'ho visto sulla mia pelle, no? Sulla mia esperienza quotidiana nel lavoro di marketing che faccio, sia al festival ma anche altre parti, la storia di un cliente ha un'efficacia pazzesca, se utilizzata bene. La demo, 60-100%, questa forbice come ce la spieghiamo? Da chi fa la demo? Da chi fa la demo, però la demo in generale è molto forte. Se io vado da una parte e vedo, se vi faccio vedere adesso questo computer che gli do una martellata sopra e non si rompe, perché non dovreste comprarlo questo computer? Perché? Cioè, così, oppure io sono stato al Sony Center di Berlino quando c'era la presentazione dell'Xperia Z9, una cosa del genere, Z1, Z2, non ricordo. Loro prendevano questi cellulari e li buttavano dentro delle vasche di acqua, li riprendevano e telefonavano. Io, che ho il pain del problema dell'acqua, io non posso non comprarlo, o almeno non essere agganciato da quella demo. Quindi una demo fatta bene ha un valore pazzesco, perché la sto guardando con i miei occhi. Così come il pelapatate, io ho comprato più pelapatate e pelacarote che penso poche persone al mondo ne hanno quanto ne ho io a casa. Perché io vado là, mi faccio incantare e lo compro, e lo do a casa mia, poi non so usarlo, vabbè, però comunque. Perché lo vedo al momento quello che sta succedendo. I dati, come molti di voi hanno detto, hanno un'efficacia molto bassa. E come voi giustamente avete detto, perché sono modificabili, non sono controllabili. Sono, io ti posso dire, a Giffoni l'anno scorso c'erano 2 milioni di persone. Diceva, caspita, però... Dove stanno? Dove, come te lo certifico? Certo, posso anche certificarlo, ma posso imbrogliare anche su quello. Quindi l'Old Brain, tra l'altro, che è molto concreto, è diffidente, e che è concreto, e il numero non riesce ad arrivarci tanto, se è un numero che non può verificare. La visione, questa è una sorpresa forse per molti di voi, che danno un valore molto alto. Perché avete detto che è così alto e perché secondo voi è così basso invece? Da cosa dipende questo? Perché, non è, perché è solo una promessa. È una promessa. L'Old Brain se ne frega delle promesse. Perché può essere efficace invece? Quando è che diventa efficace invece? Quando c'è un testimonial valido, come Steve Jobs. Quando hai un testimonial, quando hai una persona che dimostra che ha un carisma molto forte, per esempio. I grandi visionari, no? Sono quelli che ti fanno fare qualsiasi cosa. Un Gandhi, per esempio, ti fa delle cose straordinarie basandosi sulla visione, perché ha un carisma incredibile. Però se arrivo io e vi dico... venite con me a lottare per la non violenza in Burundi, non so quanti di voi cominciano a seguirmi e andare lì, perché la mia visione, per quanto sia ben articolata, viene da una persona che non ha quel carisma che ha Gandhi, per esempio. Quindi la visione, attenzione quando l'ha creata. Molti danno molto valore. Io quello che noto quando faccio questo corso, questi corsi, specialmente quando non vado dai manager che sono un po' più smaliziati, è che c'è molta bontà, c'è molta bontà e molto idealismo fondamentalmente, e quindi si tende a dare valore a ciò che ci piace, a ciò che sembra più bello, a ciò che sembra più di valore. Nel marketing che abbiamo una visione romantica, siamo un po' romantica a volte sulle cose, invece bisogna essere crudi, ma non bisogna essere cattivi né bisogna essere spietati, bisogna ragionare su quello che state, sui risultati che dovete raggiungere fondamentalmente. Stefania, sì.
sì, che mi è venuta adesso, non so se tu hai fatto appunto delle differenze, volevo proprio sapere una mia curiosità, fra appunto Nord e noi, per questa visione che abbiamo, come diceva lui benissimo, romantica. C'è una differenza enorme quando faccio lezioni al sud e al nord, è enorme. E, ma di risultati, cioè oltre che di apprendimento, di risultati. Allora, posso dire, se devo fare una differenza netta, quando al sud mi diverto fondamentalmente di più, perché c'è molta più interazione, al nord sono molto più, c'è molta più difficoltà proprio ad esprimersi anche, no? Molto, molto sinceramente. Però nei risultati, se devo essere sincero, ho trovato molto più soddisfazione al nord, se devo essere sincero, nel senso c'è molta più applicazione, no? Applicazione. Però, sì, però non significa meglio o peggio, significa che trovo maggiore applicazione, più questo fondamentalmente, no? Cioè, molte persone con cui ho fatto neuromarketing hanno creato poi le loro società, stanno ancora lavorando adesso, mi chiamano molto spesso. Quando mi chiamano nelle aziende, mi chiamano sempre dal nord, mai un'azienda dal sud mi ha chiamato, mai. Sono lavoro da 12 anni. E sono già tutto. Per adesso la posto più a sud dove sono andato è la Toscana, mi sembra, come azienda. È molto complicato, questi discorsi qui attecchiscono poco, o attecchiscono poco oppure non hanno proprio voglia di sentirli, non lo so, non ti so dire neanche qual è il problema, non hanno soldi per fare i corsi, anche perché sono costoso io in generale, però è una serie di cose, quindi, non lo so. Non arriva ancora il venditore. Probabilmente non arriva, non c'è questa idea. Allora, il problema che abbiamo al sud serio, parlo di sud profondo come la Campania, questa maledetta arte di arrangiarsi è diventata un modo proprio di comportarsi in generale. Quindi mentre può essere una cosa positiva perché a volte ti salva da certe situazioni, ma l'arte di arrangiarsi che diventa istituzionalizzata ti fa perdere le opportunità. Questo è il problema. E quello c'è l'errore. Ma lo spero davvero molto, lo spero molto davvero. Lo spero e vorrei anche vederla, senza vorrei starci per capire un po' meglio. Per adesso non mi è capitato, se devo essere sincero, questa. Però ad esempio una giornata come questa mi dà molta fiducia, no? Perché vedo che c'è molta attenzione, molta voglia di confrontarsi. Ok ragazzi, allora domani ci vediamo alle 10 e niente, grazie per oggi davvero di esserci stati. Ciao, grazie a tutti, ciao. Ciao ragazzi dello streaming.